the true artists. So let's get it, yeah, let's see what we can uncover. One that defies your world, gives you truth and life. One that excels, special, reminder to guide your way through this shadow world. Benvenuti, benvenuti e bentornati su Persona 4 Golden per la nostra ultima serata, sulla nostra bellissima Persona 4 Golden Week che finirà quest'oggi. Ma non demordete, perché Persona tornerà e rimarrà fisso il mercoledì sera. Quindi tranquilli che dopo questa settimana in full immersion su Persona 4 lo continueremo tranquillamente, ma ogni mercoledì. Signori, siamo qui, siamo ritornati. L'ultima volta avevamo salvato Kanji e avevamo sostanzialmente finito quest'arco narrativo, e adesso dovremo aspettare ulteriormente che Kanji si rimetterà sostanzialmente in forze e poi eccetera eccetera eccetera. Quindi ora come ora non abbiamo un vero e proprio obiettivo, se non quello di passare il tempo, passare le giornate e aspettare sostanzialmente che Kanji si rimetta. Niente di più. Qui ancora non possiamo parlare purtroppo a Nanako perché abbiamo poca expression, ma proprio per questo motivo voglio cercare di portarla su. E l'ultima volta... Oddio, aspettate. Ehi, ciao, sono Kanji. Non è niente da fare domani, volevo andare nella TV. Voglio provare ad allenarmi, voglio... Cosa so fare, sostanzialmente? No, non ce ne fotte una sega e non andremo nella TV. Sì, va bene. Allora, stavo dicendo, proprio per questa ragione, abbiamo l'ultima volta preso il lavoro che ci aumenta l'expression, ossia il lavoro di traduzione, di tradurre. E quindi cercheremo di fare questo. Come vedete, ci pagano anche abbastanza bene, perché comunque sono 2000 yen, non male. E poi ci aumenta. È giugno, è già giugno, eh? Beh, buone notizie, Tatsumi del primo anno è tornato con noi, quindi... So, try to set good example. Quindi cercate di essere un buon esempio. So che è la stagione delle piogge e forse non sarete motivati, ma cerchiamo di tenere alto il nostro spirito, ok? Ad ogni modo, odio veramente questo meteo, questo tempo, dato che non posso andare fuori a esercitarmi. Ma guardare gli sport in TV non è male. Ho visto The Aikin Dai Competition. Non ho idea di quale sport sia, giapponese, ma va bene, scusatemi. Ho visto le gare di Aikin Dai l'altro giorno. Credo che sia un'arte marziale. Fanno delle mosse bellissime con un così tanto, con un delicato senso di coordinazione, di sostanzialmente di bilanciamento, cioè sostanzialmente sono belli da vedere. Ma riesco a capire, capisco che perché gli uomini sono spaventati dal provarlo. Ehi Pippo, che sport è il Aikin Dai? Ah, meno male, grazie che ce lo dicono. Oh, cazzo, non lo... Oh, merda. Credo sia danza classica. Non lo so. Che sport è? Ma vado a vedere subito. Perché purtroppo, ragazzi, non ho assolutamente idea di cosa siano queste cose. Quindi andiamo a guardare. Balance Beam. Non ho idea di che sport sia il Balance Beam. Grazie Alessandro che anche me l'hai detto. Wow, sono sbalordito che tu lo sappia. Non ho idea veramente però cosa sia il Balance Beam in italiano. Però
Pippo, ma dovresti chiedere. Ask me if you have. Dovresti chiedermi. Ah, dovresti chiedere a me se hai delle domande, Yukiko-chan, non lui. Balance Beam è Leikindai in giapponese. Scommetto che voi ragazzini avete sentito la parola beam e pensate che ci siano laser o qualcosa di simile, ma si riferisce al timbre, al tim. Oddio, non al timbro, o forse sì, forse timbro, or beam. E il bilanciamento? Ah, su un. Ah! Ah, ma scusami, è il coso? Cioè il cilindro dove tu ti metti sopra con la. No. Non lo so. Non lo so. E il bilanciarsi su una tavola di legno è molto difficile. Boom! Lo sport è balance. Dello sport del balance beam è nato. Forse penso di aver capito, cioè non so se è quello che penso, ma forse è quella cosa sostanzialmente dove ti metti su quel cilindro con la tavola di legno sopra, ma non credo sia uno sport, quindi magari mi sto confondendo. Oh, non. I never really thought. Non ci ho mai pensato da questo punto di vista, grazie, interessante. Sei un ragazzo intelligente, Pippo, grazie. Sono contento. Ottimo, l'expression è salita. Rieccoti. Sei andato a cercare che cos'è il balance beam in italiano? Perché non ho ancora capito io. L'equilibrio sulla panca. Ok. E sotto hai tipo un cilindro. Cioè, che equilibrio è? Attenzione, è interessante, è comunque cultura generale, quindi bello, bene che. Ehi, indovina che cosa ho appena sentito? When they're sitting in back of you, it's like a squeeze play. When they're sitting in back of you, it's like a squeeze play. Quando ti siedono dietro, è come un. Oddio. È la panca sottile che ti permette di camminare in T-pose. Ah! Ed è uno sport? Non pensavo fosse uno sport. Wow. Non riesco a capire come tradurre questa frase, comunque. Quando ti siedono dietro di te, è come se ti squeeze plays. Ma sta parlando delle ragazze. Cioè, sta parlando di seni? Cioè. You know what I Dai, sai mean. cosa intendo? Sorry, I Scusa, mi got ahead of sono myself. fatto What I prendere dalla mean mano. is. Quello che intendo è. I'm talking about Sto how parlando di when there's a come girl quando c'è sitting una behind you ragazza on a che siede di. motorcycle, you press right up against Oh, your back. Dio mio. Oh, Dio mio, Yosuke però, Avevo capito bene. Sto parlando di come quando una ragazza si siede dietro di te su una moto, loro sostanzialmente ti appoggiano il loro petto sopra, addosso. Una moto. Thicker than I thought. Sei veramente un duro di testa, eh? Anyway. Se è una cosa particolarmente giapponese da pezzi di merda schifosi quali sono, scherzo, mi dissocio, amo tutto il Giappone. Ad ogni I modo, think motorcycles no, are ma the hottest thing scherzo, no, about you. scherzo, Girls like ragazzi, guys who spend time scherzo. outdoors, right? Penso che le moto siano la nuova cosa figa per i ragazzi adesso. Alle ragazze piacciono i ragazzi che stanno fuori casa, giusto? Cioè, che spendono tempo fuori casa, sostanzialmente, che vanno in giro. So I got you this. Quindi ti ho Wanna preso get your questo. license with me, partner? Vuoi prenderti la patente con me? È un manuale per prendere una patente di motorino, sostanzialmente. Well, Il I can't patentino. afford anything bigger than a scooter on my Beh, budget, but at least non that posso lets us get to new permettermi places. niente di più grande di uno scooter, ora come ora. Ma almeno ci permetterà di andare in nuovi posti. Don't you think we deserve that much, seeing as how we're investigating the Vuoi case? fare il patentino? Vuoi andare a fare il patentino con Yosuke solo per avere il seno di una ragazzina giapponese sulla tua schiena? Schifoso, 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 schifoso. Non pensi che ci meriteremmo molto di più? Vedere come. Seeing as how. Vedilo come se stessimo investigando al caso.
tutti lo fanno lì, lo fanno tutti perché sono tutti dei pezzi di merda schifosi che probabilmente non supereranno i... No, dai, scherzo, basta. Basta, basta. Sto scherzando comunque, sto scherzando, certo, assolutamente. Io so che sembra serio al riguardo. Come va, senpai? Ehi, a proposito del campeggio, siete impegnati adesso? Un po'. Stiamo parlando di moto, di motorini. Moto, eh? Volete andare a spaccare il culo a una gang? Beh, se volete fare la guerra, vi aiuto. No, non vogliamo fare la guerra. E poi che vuol dire? Stiamo solo parlando di prendere il patentino. Patentino. Non ce l'avete? Eh? Non ci credo. Non dirmi che tu ce l'hai già. No, ho solamente 15. Cioè, ha capito, lui ha 15 anni. Lui ha 15 anni. E sembra averne 30. Ma va bene, il Giappone è un posto magico dove vogliono sentirsi fighi. Quando non lo saranno mai. Ma va bene. Sto scherzando. Beh, allora perché l'hai detto in quel modo? Cavolo, questo mi fa ritornare alla mente che... sono sorpreso di come tu abbia fatto una rissa con quella gang di motociclisti. What do you chase after them? Come li hai inseguiti? Una bici è tutto quello di cui ho bisogno. Però non si rifanno. Ma, guarda. È meglio... Ma non c'è... A parte che vuol dire? Ma che... Va bene, va bene. Almeno sono una società per bene in Corea. Non è vero, sono tutte società di merda in qualsiasi posto dell'Asia, ma non diciamolo comunque. Ad ogni modo, non possiamo permettere... We can't let you in, or... Non possiamo farti entrare nel nostro... caso, up close and personal, nei nostri piani privati e personali. Beh, ma è la verità, ragazzi, tutte le società dei paesi asiatici, diciamolo apertamente, fanno cagare, fanno veramente molto cagare, sono molto retrograde, per quanto cerchino di non esserlo, ma comunque ci sono. Up close and personal? What does that mean? Privato e personale, che vuol dire? Keep it down. Passa la voce. Proprio come stavo dicendo a questo tizio, quando un ragazzo needs nowadays to be a big man. Ah, quando un ragazzo oggigiorno deve essere un uomo, come prima cosa ha bisogno di una moto e poi una ragazza. Sei come un ragazzino dell'asilo. Ah no, gli diciamo, quindi ti piace? Mi dissocio per il BIM. Sì, ma pure io, ragazzi, ma assolutamente. Ma siamo pazzi, ma siamo pazzi. No, no. Perché devi parlare di questa cosa? Beh, voglio dire... Prima o poi devo sorpassarla. È come... Senpai era... Aspetta, no, questo non doveva essere una conversazione seria. Ritorniamo sull'argomento. Non preoccuparti di me. Quello di cui dovresti preoccuparti è... I sbaciucchiamenti, possiamo dirla così, dai. Voi ragazzi volete prendere il patentino per la roba grossa, eh? Voglio dire, so che sono arrivato in ritardo, ma se state parlando di portare una ragazza su una moto, you gotta be sitting too. You gotta be sitting too? Oddio, come lo possiamo dire? If you're talking about taking a girl on a bike, you gotta be sitting too. Sì, infatti, ma mamma mia, cioè, da mezz'ora che stanno a parlare solamente di prendere il patentino solo per avere le tette di qualcuno sulla schiena, quindi mamma mia, cioè, i vostri pisellini piccolini si stanno sbizzarrendo in questo momento. Sto scherzando. That ain't allowed on a scooter. Quello non è per... Ah, ok, dovete sedervi in due, quello non è permesso su un motorino. I forgot about that. Sì, vabbè, lasciamo stare. Ah, me ne sono dimenticato. State zitti, funzionerà comunque.
Finché avremo una moto, una finché avremo un motorino, le ragazze verranno da noi correndo. E that's all the advantage. È l'unica. Cioè, la cosa che. È il vantaggio che ci serve. Ora, sentite attentamente, ascoltate attentamente. La ragione per cui non abbiamo le ragazze è perché siamo qui bloccati in questa città. Dobbiamo incontrare qualcuno. Questo posto è così piccolo, per forza che non noi riusciamo a trovare una. Beh, ma hanno detto la verità. Le ragazze sono per il 99% materiali. Vanno dove c'è l'oro, dove possono... No, sta scherzando. Ragazzi, però, io non posso più fare della satira. È satira. Sto scherzando, mamma mia ragazzi, non è che adesso devo mettermi una scena per fare tipo satire alert. Non importa se sarà solamente un motorino, some kind of motor is just the ticket, qualsiasi tipo di motocicletta è il biglietto, è il nostro biglietto per prenderci un po' di ragazze. Poi, fatto questo, potremo prenderci delle moto più grandi. E quando le cose si faranno private e personali, lì è lì che inizierà veramente la cosa. Non lo so se me l'hai detto, ma ho paura di sentirlo. Mi dissocio in caso. Private e personale. E in più, sai, io e te abbiamo... Abbiamo più di una... Have more of a city boy things going... Ah, io e te abbiamo... Siamo più una roba alla ragazzi di città, sai? Se siamo seri su questa cosa, possiamo espandere i nostri orizzonti alla città grande. Se mi farai special guest ve lo racconto. Ma allora, dipende. Come vogliamo fare? Come possiamo fare? No, vabbè, se entri non esci, dai, se entri non esci. Rimani qua. Dai, a fine serata allora. A fine serata, quando faremo i ringraziamenti finali. Dobbiamo prendere l'iniziativa, non c'è tempo per aspettare che il non c'è tempo di aspettare un treno che parte solamente una volta ogni morte di papa. Noi sfrecceremo sulle nostre moto come i fighi che siamo e quando le ragazze verranno faremo i fighi. I feromoni ci salteranno addosso. Of us will bring them around in no time. Ah, i feromoni che lasceremo ci faranno saltare, le porteranno subito da noi in un batter d'occhio. Hashtag Lamborghini Verde. Feral zone? Zona. No, non andiamo in una casa in una casa di gatti, tipo, vabbè, in una cat house, quindi. Come possiamo... Gattile, ma neanche, perché immagino intenda tipo uno di quei ristoranti dove ci sono i gatti, forse. Idiota, sto parlando dei feromoni. Le mie ricerche mostrano come le moto... come una moto sia il numero uno nel... On Surfire Way? Sia il numero uno per incrementare i feromoni di un uomo. Feromoni? Cosa? Questo è proprio il modo in cui un pervertito reagirebbe. Che hai detto? Va bene, allora. Ci sono anch'io dentro. Preparatevi per Kanji Tatsumi. Preparatevi per Kanji Tatsumi che mostrerà tutto his manhood to this chick. Che mostrerà il suo essere maschio a queste fighe. Alle ragazze. Te l'ho già detto, non puoi. E ad ogni modo, non dirlo a nessuno, ok? Se altri ragazzi cercassero di copiarci, finirebbe solo per diluire i nostri feromoni.
Quindi partner, make sure, ok, fai in modo di dire a tuo zio di prenderti un patentino, ok? Capito. Non tu, non conosco nemmeno tuo zio. Sono serio comunque. Se abbiamo una moto, possiamo andare ovunque. Sarà figo. È vero che con una moto potreste... Il vostro range di attività sarebbe molto più ampio. Cavolo. Amico, là fuori da qualche parte ci saranno i migliori... Ci attendono i migliori giorni della nostra giovinezza. Già, ci sono anch'io. Dovrei provare a parlare con Dojima, per stasera a riguardo, vabbè. Oh, allora, questa cosa in realtà è una cosa ottima, perché ci permette, come ha detto Yosuke, non di andare a caccia di ragazze, quello non ce ne fotte una sega, ma ci permette di andare in posti molto più lontani, e quindi non saremo limitati in questa merda di cittadina di Inaba, ma potremo andare molto più lontano, il che è utilissimo. Un po' come accadeva in Persona 5, normale, in Persona 5 Royale, con le metro, con le stazioni della metro. Mentre lì, magari conoscendo altri posti, venendo a conoscenza tramite libri, storie, eccetera, eccetera, potevamo poi andare in quei luoghi, che ovviamente erano molto più lontani, c'erano delle determinate cose, stessa cosa accade qui, solo che qui abbiamo il motorino. Allora, è mercoledì. Non abbiamo niente da fare. Ciao Strix, buona serata, benvenuto. Quindi sostanzialmente il motorino ci sarà veramente un sacco utile appena lo prenderemo. Allora, non ho assolutamente idea di... Cioè, dobbiamo aspettare in realtà. Dobbiamo semplicemente aspettare. Aspettare che di vedere un altro tizio, un'altra persona nel Midnight Channel e basta. Questo è quello che dobbiamo fare. Allora, usciamo e andiamo direttamente a casa. E probabilmente sono sicuro che la canna da pesca, per esempio, la potremo comprare direttamente in città. E questo sarà il nostro motorino, tra l'altro. Allora, torniamo a casa. Parliamo con Dojima, vediamo se appunto... Ah, ok. C'è direttamente anche Adachi, ok. Ah, sei tornato. Ciao. Vuoi un po' di cibo anche te? Ti avverto, viene dal supermercato. Beh, scusami. È delizioso, però... No, I can't believe it. Non riesco a credere che fosse in saldo. Povero Dojima. Scusa, ma questo ragazzo mangia noodle istantanei ogni giorno. That constant slurping got... Ah, questo costante il costante rumore del suo mangiare, sostanzialmente, mi ha fatto venire... Cioè, mi ha fatto sostanzialmente innervosire a tal punto che l'ho invitato qui. Non devi mentire così. Volevi solamente cenare con un collega, giusto? Non essere stupido. Hill, non ho assolutamente idea di che cosa sia, ma è stata un'ottima scelta. Nanako-chan li ha adorati, almeno. Oh, santo Dio. Questo non so effettivamente come tradurlo. Direi che... era, lo dirò normalmente, sti cazzi, è stata orgogliosa del suo... Ah, che è orgogliosa del suo papà, eh? Vero? Did my joke slip away? La mia battuta faceva schifo, giusto? Ma che cazzo... Adesso andiamo a vedere che cazzo è questo Hill. Andiamo subito. Hill... Ah, ma vaffanculo. È un piatto effettivamente giapponese. Ed è sostanzialmente il... dov'è?
È l'anguilla sostanzialmente, Hill. Solo che là se la mangiano appunto con la zuppa e le altre cose. Quindi appunto qui fa un altro gioco, fa un altro gioco di parole dicendo la mia battuta è scivolata via. Beh, non è, è un'anguilla dopo tutto. Just eat your dinner. Mangia la cena e basta. Yes, sir. Sì, signore. Nanako-chan è proprio una brava ragazza. È andata subito a fare i suoi compiti una volta che ha ripulito, che ha pulito i piatti. Non è da tutti i giorni mangiare anguilla. You'd think she would have spent some more time savoring. Avrei immaginato che sostanzialmente se lo sarebbe goduto di più il piatto. You think that because you slack off too much. You should follow her example. Pensi questo perché tu cazzeggi troppo. Dovresti seguire il suo esempio. Way to hit where it hurts. Beh, detto così fa male. Devi parlare con Dojima riguardo al patentino. What's the matter? Che problema c'è? A motorcycle. Un motorino. Una moto, intendi un motorino? Oh, giusto, i ragazzi della tua età possono guidarli. Non lo so, però. Dai, non essere così duro. It's no surprise. Non è una sorpresa il fatto che ne voglia uno. Capisco come ti senti, dato che vengo dalla città anch'io. I treni non sono molto frequenti e camminare in giro è un po' sconveniente, giusto? Già, è una rottura. Giusto? È un crimine. Dice questo, ma questo mi fa ricordare che ricordo che mi hai detto una cosa, mi dissi una cosa una volta riguardo alle cose spericolate che facevi con la tua moto quando eri giovane. Coglione, rifletti prima di pensare. E una volta che hai finito di mangiare, sbrigati e sono io. Va bene, sarò lì presto. Sembra che abbia fatto la scelta giusta a non bere alcol. Adachi, tu sei quello in carica di quel file, giusto? File? Oh, quel ragazzo sospettoso, sì, sostanzialmente quel ragazzo sospettoso si è fatto ancora vivo. Chiuderesti quella cavolo di bocca? We're going back, torniamo al lavoro, vai in macchina. Tornare? Intendi in centrale? Ma non ho ancora mangiato la mia zuppa di di liver, quindi l'interiora del anguilla. Ma che merda, ma che cazzo si mangiano in Giappone, ma che schifo. Ma è buonissimo, guarda, immagino. Riguardo a quello al patentino, l'hai deciso tu stesso? Nessuno te l'ha proposto, giusto? So che è difficile non avere modo di andare in giro, ma un veicolo a due ruote potrebbe essere pericoloso, lo capisci? Starò attento. Sono sicuro di potermi fidare, ma permettertelo è un'altra cosa, è un'altra questione. Dojima sembra preoccupato. Non farmi quella faccia. So che sei serio riguardo. Primo, ti serve un patentino. Ne possiamo riparlare quando ne avrai una. Bene, allora. Scusa di to dump this on you. Scusa di lasciarti tutto questo casino, ma ho bisogno che tu vadi alla casa.
È da Yosuke. Ehi, sono io. Com'è andata con tuo zio? Sono stato sulle spine fino ad ora. Serio? Beh, allora andiamo a prenderle il prima possibile. Devo andare a studiare. Facciamo in modo di passarlo assieme, ok? Yosuke vuole... Must really want a motorcycle. Yosuke deve veramente volerla questo patentino. Promette di fare l'esame con lui domani. Ma come domani? In un giorno? Ma cazzo, ma dobbiamo studiarci tutto il libro in un giorno? Ma com'è possibile? Ti domandi chi sia questo ragazzo ragazzo sospettoso, suspicious guy, che ha menzionato Adachi, ma non c'è alcun modo di scoprirlo per ora. You should review the manual Yosuke. Ah, dovresti buttare uno sguardo al manuale che ti ha dato Yosuke e studiarlo per l'esame del patentino. In una notte, ricordiamolo. Eccolo. Oh, buongiorno. Yosuke sembra assonnato. Sono andato a letto. Sono andato a letto, ma i piccoli dettagli continuano a sfuggirmi. Quindi mi sono risvegliato e mi sono rialzato e sono andato a guardare il manuale. E non è mai finita sta cosa. Sono finito quasi per non dormire del tutto. Beh, se lo dobbiamo fare, cerchiamo di passarlo al primo tentativo, ok? Come ti senti? Fresco come la brezza. Tanto le curve si prendono da sole e non serve studiare. Perfetto, perfetto. Alla prima curva va dritto e si schianta. Ora, questo sì che è il mio socio. Vedo che non ti sei dimenticato del nostro piano privato, eh? Beh, facciamo in modo di non andare tardi al nostro esame. We'll leave as soon as school is out. Usciamo subito appena finisce la scuola. Le lezioni sono finite. Hai promesso a Yosuke che avresti fatto... ok, sì. Dovresti andare. Va bene, andiamo. You take the license exam... hai fatto l'esame del patentino con Yosuke. Le risposte sembrano uscirti tranquillamente senza problemi, sostanzialmente. Sei riuscito a passare l'esame. Hai ottenuto il patentino dello scooter. Quanto ci fai che Yosuke non l'ha passato? Quanto ci fai? Quanto ci fai? Quanto ci fai? E invece... ce l'abbiamo fatta al primo tentativo, proprio come pianificato. In realtà è stato abbastanza facile, ma forse ho studiato fin troppo. Ehi, sei al lavoro? Sì, you're on duty, sì, quindi sì, dai, sei al lavoro, lo mettiamo così. Ci siamo appena fermati per fare il rifornimento e, beh, per tutte che... per qualche altro lavoro. Dove state andando voi? A prendere il nostro patentino. Di già. So che è solamente un test scritto per prendere il patentino, ma comunque non mi aspettavo che l'avreste passato così velocemente. Sembra che debba trovare una... Avete pagato la motorizzazione abbastanza? Anche secondo me, sembra che debba trovare una qualcosa da dire a mia sorella per convincerla. Ovviamente, cioè nostra madre. Then you're okay with this? Thank you. Dai, diciamo ok.
Thank you, grazie. I can't say no, no, non posso dirti di no adesso che hai la patente. Il tuo entusiasmo è... audio catching, come... vabbè, il tuo entusiasmo è tanto sostanzialmente. Non mi viene in italiano. Ehi, hai avuto l'ok? I need to head home and read through the catalog. Ah, devo andare a casa e dare una spulciata al catalogo. Beh, ci vediamo domani. Ti dispiace se ti rubo un attimo per prima che vada a casa, che tu vada a casa. Hey, Adachi. Ho appena finito di rifornire la macchina, di fare benzina. Sorry for dragging you into this. Eccolo. Scusa per averti coinvolto. Questo è il mio scooter. L'ho fatto riparare dal meccanico. Potrebbe essere vecchio, ma va da Dio. Oh, che caro, Dojima. Sono venuto qui per metterci la benzina, ma non mi aspettavo di vederti qui. Te lo do. È un bello scooter. You can tell? Vero? I negozi del posto non si prendono la briga di prendere i pezzi di ricambio. Quindi, so I had one of the repair guys at work. Quindi ho chiesto a qualcuno al lavoro di ripararmelo e mi ha aiutato a tenere il segreto. Non dirlo a nessuno, ok? La Dojima, vabbè, è felice, eccetera. Sei sempre così duro in centrale, ma sei un papà figo dentro, nel profondo. Sta zitto, Adachi. Mi stai sempre a urlarmi contro. Eppure, spero che... I wish we had a slick means of transportation like that. Oddio, e che cazzo... vorrei che avessimo un slick means of transportation like that. Forse un rapporto simile, intendo. Who knows when that suspicious guy will show up again? Ah no, ok, non sta intendendo questo. Allora, non ho idea. Chissà quando quel tizio sospettoso si rimostrerà. Non stava usando telecamere professionali fotocamere professionali per fare foto alla gente, people houses from the Maggie, per fare le foto delle case altrui dall'hotel a Maggie. Sembra che sapesse anche che conoscesse anche i vicoli, quindi ok, ho capito, ha detto sostanzialmente all'inizio, vorrei che avessimo un mezzo come questo per le nostre indagini, perché appunto ha detto sembra che conoscesse bene i vicoli e una macchina non ci entrerebbe. La smette di parlare, vai in macchina. Beh, ad ogni modo, avevo circa la tua età quando ho preso la patente. Took the test behind me. Feci il test senza dirlo ai miei genitori. Quando mio papà mi ha beccato a guidare lo scooter, me l'ha fatta veramente pagare. Non dirlo a Nanako, ok? Dojima ride, eccetera, eccetera, eccetera. Dato che ti ho dato l'ok, non ti romperò riguardo alle regole della strada. Solo stai sii prudente quando lo guidi. Fai questo e io... ok. Fai questo e io guarderò dall'altra parte se deciderai di fare un giro fuori dalla città. Puoi promettermelo? Perfetto, ci conto, E finalmente abbiamo la nostra bellissima motoretta. Hai ottenuto lo scooter di Dojima. As you ride around and get a feel for the local roads, you'll be able to get more... Ok, esattamente, potremmo andare da altre parti. Vai.
Ride around the neighborhood. Take a long ride. Facciamo take a long... No, dai, facciamo questo. Vediamo dove possiamo andare. Yes. O semplicemente lo guidiamo. Vediamo, non lo so, eh. Ma che bellino, ma che bellino. Sono Valentino. Guido la moto. Mangio la piadina. Fa solamente questo, Valentino. Come qualsiasi romagnolo. Scherzo, scherzo, scherzo. Dopo esserti completamente perso, sei riuscito a raggiungere la stazione. Ma ti senti come se avessi... If you're starting to get a feel for the place. Ma ti cominci a sentire come se stessi iniziando a... Ma che cazzo? But you feel as if you're starting to get a feel for the place. Non ne ho idea. Non so come tradurlo. Devi around a little more to get better acquaintance. Ah, ok, ho capito. Sembra che tu ti stia cominciando a destreggiare per le strade, sostanzialmente. Ma devi farti qualche altro giretto, sostanzialmente, per capirle meglio. Il tuo coraggio è aumentato. Minchia, bene. Abbiamo trovato il modo per aumentare il coraggio. Ottimo. Welcome back. Ehi, bentornato a casa. Allora, lavoriamo. Oddio. Ehi, sono io. Dovremmo andare nella TV. Sì, ciao. Ciao. Lavoriamo. Translate. Cerchiamo di portare su sto cavolo di expression, così da poter parlare con Nanako. Make up a joke that fits God for a literal translation. Dai, facciamo questo. Pararapapam. Ehi, ciao! Che ne pensi di guardare il shop on the... how do you think... Ah, chi pensi che apparirà sul prossimo Midnight Channel? Ho sentito che inizierà a piovere questa sera, ma non so se rimarrà... se continuerà per tutta la serata. Ehi, are you trying to solve the case on your own? Stai cercando di risolvere il caso per conto tuo nel tuo tempo libero? So, I know, so che... Dovrei... I should be thinking about... So che dovrei pensarci anch'io, ma questa roba non è propriamente la mia specialità. E tu invece? Sono... No, dai, gli diciamo che... cioè, riusciamo benissimo a ragionarci. Sono così gelosa. Beh, tutti hanno i propri, le proprie forze, le proprie debolezze. Cercherò di stick to... Cercherò di rimanere cercherò di impegnarmi sul calciare, allora. Beh, il tempo sembra perfetto. Times like this... momenti simili sono perfetti per allenarsi. Ok. Non abbiamo scelta se non quella di aspettare. Sì. Ok. Salviamo. Ottimo. E adesso... Oddio, è sta cascato tutto il filo. Ok. E adesso andiamo a vedere un po' che cosa possiamo fare in giro. Qui ovviamente non possiamo fare un cavolo. Quindi andiamo in città. Andiamo al Central Shopping District. Vediamo se c'è qualcuno. Se non c'è nessuno, prendiamo lo scooter e andiamo a fare un giro. Sembrerebbe non esserci nessuno, eh. Beh, ma quando piove purtroppo qua veramente non c'è niente, non c'è proprio niente e nessuno soprattutto. Non mi sembra, infatti, dai, no, niente, dai. Andiamo a casa, prendiamo lo scooter e facciamoci un giro. Vai. Facciamo ancora un giro per il vicinato? Ma sì, dai, facciamo un giro per il vicinato ancora. Aumentiamoci anche il coraggio. Ma come andiamo? Velocissimi, eh?
Oh, abbiamo scoperto un altro posto. Dopo esserti perso, sei riuscito a raggiungere la collina che sta sopra la città. Senti come se stessi iniziando a conoscere il posto. Dovresti... ok, va bene, dai. Ok. Un altro po' di coraggio, non fa mai male. Perfetto, piano piano continuiamo a boostarci. Bentornato a casa, fratellone. Ciao, Nanako. Purtroppo non posso parlare con te. Quanto manca? Un giorno. Oggi piove? Fammi vedere. Allora, se riusciamo a vedere la TV, ok. Vediamo. Non appare niente. Ok, niente allora. Andiamo a prenderci cura dell'orto, così che avremo maggiori cose. Vai. Vado a vedere, a controllare le verdure. Mi chiedo se siano già pronte. Dicono che la stagione delle piogge è quasi arrivata. Non mi piace quando piove ogni giorno. Il bucato non si asciuga mai e io non posso andare fuori a giocare. Anche tu sei un tipo a cui non piace la pioggia, fratellone? La odio. Oh, proprio come me. Giocare nelle pozzanghere è divertente, però. Facciamolo la prossima volta. Ma che... No, Nanako, per favore, no. Le pozzanghere, cioè, per favore. Adesso, pianino, a modo. Fai la brava, Giocare alle pozzanghere. Schifoso. Tutto la fanghiglia, no. Allora... Oggi non piove, niente, dobbiamo aspettare per forza la nebbia, è una rottura di palle purtroppo. Senza la nebbia non possiamo sostanzialmente andare avanti se non in questo modo. Allora, possiamo... Tu chi cazzo sei? Non me ne frega niente, vai via. Possiamo uscire con Yosuke. Dai, usciamo con Yosuke. Dai. Quindi, che cosa vuoi mangiare oggi? Ancora ste due buttane. Ehi, Yanamura. Che c'è adesso? Come... how come Kazumi can take the day off and we... Perché Kazumi può prendersi il giorno libero e noi no? Eh? We told you before... Te l'abbiamo già detto prima. Te l'abbiamo già detto. Non possiamo lavorare i sabati. Quindi quando ci rifiutiamo, so when we refuse, they say they were going to fire us. I don't get... Quindi quando ci siamo rifiutate, ci hanno detto che ci avrebbero licenziato, non capisco. Ehi, ho parlato con il manager. Senpai, have you two been taking absence without leave lately? Ah, voi due ultimamente state prendendo varie assenze, cioè state facendo assenze, eccetera, eccetera. Mi sono solo dimenticata di venire. Dopotutto, ma a parte questo, non è il punto. What are you going to do? Che cosa farà al riguardo? Io ho un appuntamento quel giorno. How come your favorite Kazumi, how come your favorite Kazumi? Com'è che il... how come your favorite... com'è che favorisci... fai dei favoritismi a Kazumi, Sei sempre stato... You were like that... eri così anche con Saki. Non cercare di nasconderlo, lo sappiamo. Ti piaceva Saki e la trattavi in quel modo speciale. Io non credo che Saki Senpai avesse niente a che fare con... abbia niente a che fare con questo argomento. Sì, invece, ce l'ha. You told the other workers to take it easy. Anche hai detto agli altri colleghi di andarci piano con lei, non è vero? Credi che you can do anything? Credi che tu possa fare qualsiasi cosa solo perché sei il figlio del manager? Quindi Kazumi adesso... quindi adesso è Kazumi ora che sa che è morta, Guarda, non ti impegnare nemmeno a un ragazzo. L'hai capito? Non l'hai ancora capito? A Saki non piacevi. L'abbiamo sentito da lei stessa.
She may have acted, forse si è comportata in quel modo, ma iniziano sostanzialmente a parlare male di Saki. Ma perché non muoiono? Mi dice, scherzo. Stai zitta, porco. Pippo, tu chi sei? Stai zitto tu. Sei tu quella che deve stare zitta. Cosa cazzo ne sapete voi di Saki? She didn't do things all half-assed like you. Non ha mai fatto le cose a metà come voi. Magari sembrava lazy, sembrava fannullona, ma lavorava sodo. She talked bad, but she was good. Lei era, era cattiva fuori, ma era stronza fuori, ma era buona dentro. Quindi lei mi odiava? Lo sapevo. Lei non è più qui. Io am left behind. She's not here anymore, I'm left behind. Sono vuoto, tipo. Lasciatemi in pace. Che cavolo... Andiamo. Buttane, e non mi dissocio per niente. Ho appena fatto una scenata, eh. I know how it is. Come puoi capirmi? Quando io non posso. Yosuke si è calmato. Cavolo. Un altro pathetic display from... Un'altra sceneggiata patetica da parte di Yosuke, eh? Grazie ad ogni modo. Thanks. Sentire quelle cose, you say that stuff to them, averti sentito dire quelle cose mi ha reso felice. Tranquillo, Yosuke. Tranquillo. Il tuo alleato potrà to endure one mortal blow. Oh, potrà fare un colpo mortale sostanzialmente durante la battaglia. Perfetto. Non voglio andare. Veramente non voglio andare. Ma andrò comunque a parlare con papà. A questo punto, those two are gonna quit. I should tell him. Se continua così, quelle due si licenzieranno. E dovrei dirgli. Should tell me land. Dovrei dirglielo e scusarmi. Non lo so. Cosa dovrei fare? Non capisco, anche se even though it's my home, anche se riguarda il mio futuro. Scusa, ma ci vediamo più tardi, Pippo. Povero Yosuke. Bentornato. Allora, salviamo. E cogliamo le verdure. Cogliamo i ravanelli. Ah no, la lattuga. Sembrano buone. Voglio aiutarti anch'io. Abbiamo le verdure. Credi che ne cresceranno ancora? Ottimo. Quale seme vuoi piantare? Wheat. Dai, mettiamo il grano. Dai, cresci. Voglio un sacco di verdure deliziose. È piantato. Oh, ok. Pam pam. Allora, vediamo. Possiamo guardare il Midnight Channel? Presumo di no, perché comunque non c'è la nebbia. Infatti. Allora, lavoriamo. Oddio, grazie, finalmente. Finalmente c'è salita la expression e adesso potremo finalmente parlare con Nanako. Grazie a Dio. Finalmente, ragazzi. Ehi, sono Yukiko, mi dispiace chiamarti così all'improvviso, ma hai del tempo per venire qui oggi? Certo.
Ok, ci vediamo tra poco. Oh dai, vai, usciamo con Yukiko che è da tanto cazzo che non ci usciamo e ci siamo usciti solamente una volta. Yukiko che ti ha portato qui. Perché ci sono così tanti diversi tipi di cibo? Anche le uova, ci sono un sacco di varie di tipologie. Che è successo? Che è successo? Che è successo? Preparerai la cena all'hotel? No, I never dream, non ci ho mai pensato, ma I don't think my food, non credo neanche che il mio cibo puoi chiedere alla signora che sei qui, se quella signora, quello anello nel culo fa male, va di fretta, Non credo neanche che il mio cibo sia buono abbastanza per servirlo ai clienti. Nonostante l'abbia detto, sembra felice. Stavo solo pensando di fare un po' di pratica in cucina, dato che ho deciso di lasciare la città. Mangiare fuori tutte le volte fa male alla salute, giusto? Quindi voglio fare un po' di pratica mentre posso. Buona fortuna. Yes. Grazie. Ah già, stavo pensando anche che potresti fare il mio assaggiatore di fiducia. Voglio che qualcuno mangi e provi e mi faccia sapere come sono. Ho pensato che riuscirei a migliorarmi più velocemente in questo modo. E conoscendoti so che mi daresti un'opinione onesta. Lo farai? Assolutamente. Dai, non abbiamo il coraggio. Va bene. Che palle. Quando ho ottenuto il potere del persona ho pensato, posso farcela. E adesso penso che... pensavo di non poter fare niente da sola, ma forse in realtà posso. Dipendevo dagli altri fino ad ora, ho dipeso dagli altri fino ad ora. Ma da questo momento in poi voglio che gli altri dipendano da me. Farò del mio meglio. Perfetto. Però solo altre cazzo. Io vorrei uscire molto di più con lei, ma è un casino. Ora, dove sono? Dov'è che vendono le aragoste? Ah, si tratta bene, eh. Hai aiutato Yukiko con il suo shopping. Ehi, bentornato a casa. Sono andata a fare compere oggi, il frigo è pieno di cibo. Nice, parleremo con Dojima. Vai. Era qui un momento prima. Ma questi cavoli di bambini. Do they teach them how to file data anymore? Non gli insegnano più come compilare i file. Sorry. Ah, scusa, non stavo parlando a te. Stai cercando qualcosa? No. No, beh, sì. Dojima sembra stressato. Stavo cercando di cercare un vecchio articolo di giornale. It was falling apart. Cadeva a pezzi, quindi ho fatto una copia, ma la copia sembra essere scomparsa. C'è questo caso dove non abbiamo ancora un sospettato. E dato che le tracce non vanno da nessuna parte, it's about to be buried under... Sostanzialmente verrà classificato... E messo sotto i sommerso sotto i casi più nuovi. Ma non posso arrendermi mai. Dojima sembra essere serio. Non sembra doesn't seem to be the time or the place. Non sembra essere il momento e il luogo per chiedergli altro.
Pa-pa-pa. Che c'è? Qualcosa non va? Mi fa male lo stomaco. No, Nanako, no, che cos'hai? Huh? Hai mangiato qualcosa? È per qualcosa che hai mangiato? È come se... short pain below my stomach. È un dolore fortissimo sotto lo stomaco. No, Nanako, che cos'hai? Che cos'hai? Cosa? Chiamo il dottore. No, aspetta. Questo è già successo prima. È la stessa sensazione. Non lo so. Man. Ok, la medicina che usavamo prima è... Pazza, mangia di ravanelli. Cavolo, chi è che chiama a quest'ora? Dojima. Di cosa di... Una lettera sigillata, per me. Da Ichihara-san. Quando è arrivata? Ti sei dimenticato? Sto arrivando. Ma Nanako... Devo andare, la medicina che dovrebbe essere nel kit di primo soccorso, te la lascio a te. Dojima se n'è andato. È andata a Nana con la medicina e l'ha messa a letto. Dopo varie ore... Dojima è tornato a casa. Sembra che sia arrabbiato. Pippo, sei ancora in piedi? È tardi, vai a dormire. Stai bene? Sta zitto. Sorry. Scusa. Come sta Nanako? Sta dormendo, bene. Thanks. Sei stato di grande aiuto qui. Dojima sembra to be a heavy burden. What is the... Dojima sembra essere... sembra avere sostanzialmente un grande peso sul petto. Che cosa sta... cosa sta sostanzialmente trattenendo nel suo cuore? Povero Dojima. E povero Nanako. È abbastanza tardi. Vai a dormire. Night. Buonanotte, Pippo. Hai dato la buonanotte a Dojima e sei andato in camera. Oggi è il giorno in cui inizierai a indossare la divisa estiva. La tua divisa estiva è nel tuo armadio. Abbiamo ottenuto i vestiti estivi, yes. Figo ficata. Stai sentendo parlottare le studentesse. And it's finally time to break out the summer. Ed è finalmente momento di portare. Ed è finalmente giunto il momento di prendere la divisa estiva. Così rinfrescante. I hope it's. Spero che non ricominci a fare freddo con tutta quella pioggia. Non credo che dovremmo preoccuparci di così tanto quest'anno. So, ho sentito che ci sarà meno pioggia che l'anno scorso. Beh, è un problema, dato che noi stiamo aspettando solo quella. Ciao. È un po' imbarazzante da chiedertelo, ma se non sei occupato dopo, potresti uscire con me? Ci vediamo più tardi. Assolutamente. Anche se mi piacevi di più con le calze lunghe, Yukiko, mi spiace, ma lei ha la felpa sempre. Lei è più carina così. Ehi, che fai? Ehi, se hai del tempo libero, dopo ti vorresti uscire con me? Pensaci, ok? Oh, fuck. No, usciamo con assolutamente Yukiko. Con Yukiko... Anzi, prima guardiamo i social link. Ah, ok. Buon pomeriggio, siete tutti svegli? Giugno in Giappone può essere veramente stancante, grazie a tutta l'umidità e al caldo.
ma non sprecate i vostri giorni con a bighellonare. L'estate è molto vicina, amici miei. Parlando di speaking of mold, l'acting è, oddio, mold è, oddio, come cazzo lo possiamo tradurre mold? Mold è la muffa, sì. Parlando di muffa, i latticini, l'acido lattico batterico, l'acid batteria, sostanzialmente quello che ho detto, sono un ottimo trattamento contro la muffa. L'acido lattico produce dell'acid active they produce guards against mold. L'acido lattico che producono sostanzialmente vanno contro la muffa, riescono a andare contro la muffa. È per questo che i cibi contengono l'acido lattico batterico, così che non vadano a male. Il tuo corpo, anche i vostri corpi producono l'acido lattico quando vi esercitate. Va bene, Baudo. Dimmi che tipo di esercizio fa produrre acido lattico nei muscoli. Andiamo a vedere. Anaerobic. Ok. Giusto, gli esercizi di anaerobica, come gli allenamenti sulla forza, permettono di produrre l'acido lattico nei muscoli. Gli esercizi di anaerobica, come il jogging, usano l'acido lattico come energia, quindi è difficile produrne. A posto, ora che avete imparato qualcosa riguardo all'acido lattico, fate tutti 10 dashes. It's time for some. Vabbè, ci fa fare le robe. Se producete l'acido lattico con gli esercizi di anaerobica, il vostro corpo comincerà a essere libero, pulito e antimuffa, sostanzialmente. Ha risposto correttamente. Grazie. Allora, usciamo con Yukiko, assolutamente. Più che altro non ho idea di dove trovarla. Allora, lì c'è Yosuke. Lì non c'è nessuno. Sul tetto ci sarà cosa? Ci sarà Chie. Esatto. Dove cazzo la trovo? Forse qua? In biblioteca? Forse? Non lo so. No. Vediamo. Al primo piano. Eccoti. Yes. Vai. Usciamo con Yukiko. Yukiko ha fatto dei bento per il pranzo. Sono usciti bene, quindi li ho impacchettati. Provane un po'. Sembrano normali. Per qualche ragione c'è un sapore c'è un odore pungente inusuale che nell'aria. Mangiamo. Ma che palle, non abbiamo coraggio per dire neanche mangiamo, Cristo la Madonna. L'hai assaggiato? No, non l'ho assaggiato. Voglio che tu sia il primo a farlo. Sembra che tu non abbia alcuna scelta se non provarlo. Inizi con quella cosa che sembra un omelette. È abbastanza so... Oh, c'è qualcosa di duro dentro. C'è qualcosa di difficile da mordere dentro. E puzza di bruciato. Ed è ancora crudo. Ti preoccupi se il tuo corpo vomiterà tutta questa roba? You were fine, sei riuscito infine ad ingoiarlo. You're not about to tell me how delicious that was, are you? Non stai per dirmi quanto era buono, vero? Yukiko sembra triste. C'è sempre una prossima volta.
Penso di sì, grazie. Che fate? Nanako! Ma che carina, vestita con la divisa estiva. Guarda che carina che... Ah, Nanako! Beh, stavo proprio facendo provare a tuo fratello... Sì, gli stavo proprio facendo provare la mia bento. Oh, ne voglio anch'io. Mi dispiace, ma non posso dartene, non è buono. Oh, if you make a, se ne farai uno buono, me lo farei provare? Certo, se vorrai. Allora ci conto. Nanako, grazie, farò del mio meglio, ok? Devo andare adesso. Vado a casa di Mei-chan, ciao. Che carina. Fai attenzione. Scusami per averti fatto to drag you around. Scusami per averti fatto girare così tanto. Bellina, sì, bellina Nanako così. Mi sto divertendo. Davvero, sono contenta di sentirtelo dire. Yukiko sembra sollevata. Oh, vai, portiamo Yukiko. Oh, bene. Bene, Divine Grace. Only about... manca solo un anno, eh. Devo essere capace di... to do anything... devo essere capace di fare tutto per conto mio. Vediamo. Possiamo parlare con Nanako? In teoria sì, adesso. Quindi, oh, sei a casa? No, non ancora. Non possiamo ancora parlare con Nanako, ma possiamo parlare con Dojima. E quindi parleremo con Dojima. Ehi, hey, Pippo, qualcosa non va? Vai. Niente di che, semplicemente ci serve solo per portare un po' su il social link per una prossima volta in cui salirà. Riesci a sentire la conversazione degli studenti. Il campo scuola inizia il prossimo weekend, non è vero? Ah, già, sarò al lavoro, I'm not gonna have any fun, non mi divertirò per niente. Ah, there has to be some way I can ditch this stupid camp. Ah, deve esserci un modo per non andare a quello stupido campo scuola. Va bene, let's get together. Uniamoci e pensiamo a qualche idea per come uscirne. Ok, allora, vediamo che possiamo fare. Sta piovendo, quindi potremo fare veramente poca roba. In realtà potremmo anche andare a lezioni di musica, che è da tanto che non ci andiamo. Ma... sì, dai, va bene. Andiamo a lezione di musica. Mi importa poco, ma ci serve solo per aumentare le stats. Hai suonato la tromba con passione. La tua expression è aumentata. Oh, guarda che ora si è fatta. Stanno per chiudere la scuola. Cavolo, ancora non riesco a suonare la parte che mi mancava. Che sbagliavo l'ultima volta. Perché non ti eserciti a casa? Vorrei poterlo fare, ma a casa mia non è molto insonorizzata. I nostri vicini si lamentano dei rumori. Aya ne sta pensando. Sarebbe bello poter suonare fuori, magari, ma sarei imbarazzata se andassi da sola. Ah, vuoi che ti aiuto? Oh, finalmente anche l'understanding sale. Sei sicuro?
Ayane sembra felice, sì. Ma così, proprio in mezzo al giardino in discesa, tra l'altro, proprio il posto migliore dove esercitarsi, in discesa sull'erba. Va bene. Vi siete allenati? Vabbè, sì, dai. Ayane continua a suonare male quelle note. Mi dispiace. Oh, ti sto distraendo dal fare pratica, non è vero? No. Oddio mio. Ok. Hai ragione. If I had time to whine, se ho tempo per lamentarmi, ho tempo per allenarmi. Ayane sembra motivata. Ti ringrazio per esserti allenato con me. Continuerò a provare. Quindi, grazie per farlo. Sì, sì. Tranquilla che tanto non usciremo con te, Ayane. Mi spiace, ma non ce ne frega niente. Non so se ho... so che non ho così tanto talento, ma... ma anch'io ho dei sogni e vorrei che la mia musica raggiungesse qualcuno che ha veramente bisogno. Sarebbe bello se se potessi rendere felici le persone. Un po' stupido, lo so. Ha dei problemi alle guance, palesemente. Faremo meglio da andare, senpai. Ci vediamo a scuola. Ci vediamo al lavoro. Scusami. Oh, eccoci. Naruko sta guardando la TV come al solito. Se vuoi, puoi cambiare canale. Naruko sembra annoiata. Potresti provare a fare un trucco di magia. Nanako ti sta guardando incuriosita. Decidi di mostrarle un trucco di magia. You put the rubber band on your index and... Ah, ok, metti sostanzialmente un nastro sul tuo indice e il tuo medio. E poi you also hook it on the right ring finger and pinky without Nanako. Ah, e riesci comunque a metterlo sostanzialmente, a legarlo anche sull'anulare e sul mignolo, senza che lei se ne accorga. What are you doing? Cosa stai facendo? Quando apri la mano, when you open up the hand, you had closed lightly. L'hai chiusa leggermente. Non il nastrino, più che altro l'elastico. And spring off the index and middle finger, instantly moving. Pensate che questo trucco di magia stupido lo so fare anch'io, perché è una cosa stupidissima che si fa da bambini, appunto, dove tu ti metti un nastro su due dita e chiudendole metti dentro anche le altre dita senza farle vedere. Quando le apri, sostanzialmente l'elastico passa alle altre due dita, no? Come se fosse per magia. Ed è quello che succede. Nanako ha visto il trucco. L'ho visto, ha fatto tipo zoom. Fallo ancora, ancora. Sembra essere interessata. Ok, il mio turno adesso. Nanako sta ridendo. La notte, cioè la serata continua. Ma basta? Niente? Ma volevo che altre scenette belline. Ehi, amico. Ehi, aspetta di sentirla questa. Ho finalmente preso una moto. Una mia moto, proprio come sognavamo. I've been on cloud 9 all morning. Oddio, che cazzo vuol dire? Beh, sono stato su di giri tutta la mattina, immagino. Quindi, perché non ci facciamo un giro con le nostre moto ad Okina dopo scuola? Sai come mi avevi promesso che avremmo fatto? Quando è che te l'ho promesso? Non dirmi che ti sei dimenticato. Sai, il nostro piano
sul usare le moto per prendere le ragazze, fare i fighi con le ragazze. Vuoi essere sicuro di avere una ragazza per spenderla, per passare l'estate quest'anno? Non lo vuoi anche tu? Facciamo, sì, ok. Tutto quello che vuoi. Il campo scuola si terrà questo weekend. Ricordatevelo, this isn't like, non è come un campeggio comune. It's going to play, sarà un luogo di educazione, education to wind up the lazy ass minds you get from screaming around, per pulire le vostre menti di merda dal cazzarare tutto il tempo. Vi mostrerò cosa sia, what morals are, cosa sono i what morals, quindi il non i morali, cioè come si può dire, non mi viene in italiano, le virtù, quali sono le virtù di cui andare fieri. E vi spedirò a casa, e spedirò a casa chiunque si porterà giù, batterà il morale, ricordatevelo. Cosa? Non sapete la differenza tra morali e morale? Vabbè, le morali sono le virtù. Il morale è... Beh, dimmelo tu, Anamura. Sembri senza morale. Senza morali. Dannazione, King Moron. Pensavo di saperlo, ma ora sono dubbioso. Scusami, Pippo, dimmi qual è il morale. La morale è... dov'è? A moral is. Cheerfulness is in a group. Controlliamo comunque le risposte, anche se dovrebbe essere palesemente questa, ma comunque facciamolo. Esatto, è questa, ovviamente, è il morale del gruppo. Oh, inaspettato. Non dirmi che sa... Did you tell him... Gliel'hai detta tu la risposta, Baudo? Ad ogni modo sì, la morale si riferisce all'entusiasmo di un gruppo o all'individuo all'interno di un gruppo. You remember even those women were killed? Ricordate anche quelle donne che sono state uccise? Shit like that that brings down... È merda simile che abbatte il morale della gente. E i loro morali. E forse questo accadrà anche a voi se continuerete a vivere le vostre vite con bassissimi morali e basso morale. What a low things to say. Che cosa stupida da dire. Grazie Pippo. I don't want to think that it's safe. I missed that. I don't want to think what. Ah, non voglio pensare a cosa avrebbe detto se. A che cosa avesse. Sì, a che cosa avrebbe detto se avessi sbagliato. Io sì che contento, sì. Ottimo. Eccoci, Broom. Ma perché lui ha il motorino più figo? Però effettivamente il nostro ci sta, è classico, bello. Benvenuta, ciao Okina Station. È stato più facile di quanto pensassi. Oh, ci ha veramente seguito. Con la bici. Beh, è stata una passeggiata. Non è facile stare dietro a dei ragazzi come voi che si stanno abituando agli scooter. Se non avessi finito la benzina, ti avremmo fatto mangiare la polvere. Non avrei dovuto risparmiare sulla benzina solo per poter spendere i soldi qui. Ho notato ogni volta che vengo qui ci sono un sacco di persone attorno. Già, se usciamo qui scommetto che qualcuno ci parlerà. In realtà, ti dispiace se me ne vado un attimo? Dato che sono venuto qui ad Okina,
C'è questo negozio di craft shop, oddio, di come possiamo dirlo, craft shop, non di bigiotteria, ma sì, sempre comunque roba tessile, roba di come si dice, non mi viene la parola in italiano, cazzo, di vabbè, avete capito. Comunque non è niente, ho solo detto che sto solo dicendo che devo andare a comprare della roba. Ad ogni modo, andrò a fare le mie robe per conto mio, quindi voi iniziate pure senza di me. Allora, perché è venuto con noi? Non preoccupartene. Hai ragione. Ok, facciamo partire il nostro piano. Decidi di aspettare qui per un po'. La settimana... The early summer sunlight feels nice. Ah, il sole... della d'inizio primavera è bello, sostanzialmente. Sono passate 3 ore. Il sole d'inizio estate è veramente caldo. Scusate per avervi fatto aspettare, non riuscivo a decidere quale prendere. Niente, è vero? È così strano, pensavo che qualcuno... I think someone watching us from somewhere. Credevo che qualcuno ci stesse guardando da qualche parte. Io non me ne sono accorto. Aspetta, sono sicuro che se usciamo ancora per un po'... Amico, il sole sta per tramontare. Forse ci sono solamente dei buchi nel tuo piano? È colpa di Yosuke. È colpa mia. Wow, non riesco a credere che tu l'abbia detto. Hai detto che tutti i ragazzi hanno bisogno di una moto, ma questi sono scooter. Non importa che tipo di moto sia, basta che ne hai una. Beh, è vero che ho visto quella rivista che era tutta sulle moto grandi. Ma è così che va. C'è sempre un divario tra il sogno di un uomo e la fredda e dura realtà. Non posso permettermene una costosa. Lo scooter è quello che posso. È quello che posso avere. Senpai, puoi darmi 10 minuti? Non riesco a stare calmo senza getting shut out like this. Dopo essere stato sostanzialmente... Dopo essere stato sgridato così... Vi vendicherò. Non è una lotta, sai. Cosa farai per vendicarci? Andrai a parlare con qualche ragazza? Sì, come altro pensi che io lo risolva sta cosa? Dai, abbiamo gli scooter e abbiamo fallito. Non c'è altro modo che tu possa fare... Non c'è modo che tu riesca a farcela, giusto? I'll do the avenging here. Farò io. That doesn't make any sense. Ma non ha alcun senso. Devo pulire gli occhiali, perché sennò non vedo una sega. I mean, after the day we've had, it's us. Vuoi dire, after the day we had, it us who should be avenged. Dopo il giorno che abbiamo avuto, siamo noi che dobbiamo essere vendicati. Ora questo sì che è il mio senpai. Facciamolo, rendiamola una sfida. Vi mostrerò a voi clown chi è un vero uomo. Calmati. Sta diventando una cosa che we all got a stake in. Sta diventando qualcosa che non doveva essere. Voglio dire, ma ti ascolti quando parli? This means we are the ones that have approached. Questo vuol dire che siamo noi a dover approcciare le ragazze. Suona solamente noioso.
e dubito che andrà bene per noi. You chicken? Sei un pollo? That's not what I mean. Non è quello che ho detto. Tutto quello che dobbiamo fare è chiedere di essere le nostre amiche e farle dire di sì. Niente di più. Beh, I guess there's nothing. Beh, immagino che non ci sia niente da perdere. Ecco lo spirito, senpai. E se perdo, oddio, correrò per il quartiere nient'altro con le sostanzialmente senza niente se non le mie mutande e quegli stupidi occhiali che mi ha dato la senpai. Only girls count for this, all right? Solamente le ragazze valgono, ok? Cioè, sei ancora lì. Dannazione. Fanculo, altro che perdere. È uno strano. Una strana svolta degli eventi. Noi tre avete intrapreso una piccola sfida. Vai, ci siamo. È il nostro momento. Andiamo a rimorchiare. C'è una giovane ragazza che... No, no, la giovane ragazza. Via, via. Cazzo. Cazzo. Ce la siamo scampata. C'è una ragazza vestita bene. Vuoi parlarle, dai? Per poco. Sì. C'era anche la polizia lì in parte, quindi proprio, guarda, veramente. Oh. Oh, mi dispiace, posso aiutarti con qualcosa? Vuoi parlare? Non sono abituata a questa cosa. La donna sembra imbarazzata. Scusa, sono veramente nervosa. Non riesco a spiegarmi. Tutto a posto? Sì, certo. It is odd times like this that one must be at once calmest. Sono momenti simili in cui uno dovrebbe essere il più calmo possibile. Devo... I must regain the balance in my heart or heavy will rushing... Oh, madonna. Devo ribilanciare devo ripristinare l'equilibrio nel mio cuore, altrimenti il male entrerà. La donna comincia a respirare profondamente. Va tutto bene adesso. La mia anima è stata salvata da... Oddio, senti, vattene a fanculo. Non me ne frega niente. Non parlo con le... No, che ho premuto! Oh no, volevo scappare da sta santona de merda. Ciao. Niente. Parliamo col poliziotto? Rimorchiamo il poliziotto? No. Allora, con la bambina piccola noi non ci parliamo. Assolutamente no. Parliamo con la Salary Woman. Guarda che bellina. Oh, dannazione, neanche oggi. C'è una donna anziana, forse dovresti parlarle. Oh, posso aiutarti? Sembri giovane, quanti anni hai? Cosa fai? Sono un fresco studente. I'm go getting college student. Vado a fare il college, diciamo questa. Mentiamo. Oh, bene. You meet the age requirement. And the height and looks requirements. Ah, tu sembri avere l'età giusta. E anche il peso... e anche l'altezza e l'aspetto giusto. Immagino che l'unica cosa che ti manchi sia il potenziale per diventare per diventare grande un giorno. La donna continua a guardarti. Sei tu il ragazzo più vecchio? Quindi il fratello più vecchio? O il secondo? Qual è... Com'è strutturata la tua famiglia? Come do you live vivi con i tuoi genitori? I tuoi genitori sono in una casa in affitto o ne hanno una loro? E la tua casa è una casa o un appartamento? La donna continua a farti domande su domande. Sì, ma infatti, ma che cazzo è? Oh, scusa, è solo che voglio sapere queste cose. Così, so just so as not to give you the third degree here. Non è che voglio farti... Dato che non voglio farti il terzo grado... fammi presentare. Sono un assistente homemaking. Che cazzo vuol dire un homemaking assistant? By trade and my hobbies. By trade. E i miei hobby sono il giardinaggio e il viaggio. Homemaking assistant, non ho idea di che cazzo. Ma ti rendi conto?
E sono una groovy. I'm a groovy hip with... Ma solamente 23 anni, mi dice che sono giovane. Ma che cazzo voglio? Oddio. Ok. Ha davvero 23 anni? Sono older, punto di domanda, lady. I've really been lonely. Sono veramente stata sola ultimamente. Il mio letto sembra così vuoto. Oh, madonna. I played around... Sono stata con un paio di ragazzi prima, ma... I can't live with my... Non posso vivere la mia vita così. Quindi ho pensato che devo sistemarmi. Ti sta guardando in modo... expectant. Ti sta guardando in modo molto strano. Sono il tuo uomo. Wow, è così sexy. Al nostro anniversario dovresti portarmi fuori a mangiare. Francese o italiano, andrebbe bene. Possiamo dividere i lavori di casa e le cure del... Sì, e la cura del bambino. La donna ti fa l'occhiolino. Ti piacciono i bambini? Quanti ne vuoi avere quando ci sposeremo? Madonna, ma quanto... Cioè, calmino, piano, a modo... I actually have my half of a marriage license and filled out and ready to go. In realtà ho già la mia licenza di matrimonio per metà e per metà compilata e pronta per essere finita in caso in game whenever you are. In caso sia il momento. In realtà vuoi firmarla ora? Oh cazzo. This seems like a good time to come clean about the fact that you're... credo che sia il momento giusto per dirle che sei uno studente delle superiori. Cosa? Un secondo... fai il secondo anno delle superiori? Ma sei solo un ragazzino! Don't make passes at me, you stupid little boy. Non fare queste cazzate, stupido ragazzino. Sei sotto i 18 anni... Se sei sotto i 18 anni, sei sotto il mio limite. Vai a parlare con qualcun altro. La donna sembra completamente cambiata. Dovresti andare a parlare... devi arrenderti dal chiederti il numero. E niente. Parliamo con lei. Lei è carina. E quel ragazzo ha provato a rimorchiarmi. Era proprio un perdente. Quel piercing al naso lo faceva veramente sembrare una mucca. Sono veramente orribile. Che cos'è che... what did he think he was in Abba Beef? What did he think... Che cos'è che pensava che fosse l'Inaba Beef? La carne in Abba? Un paio di ragazzette delle scuole superiori sono qui. Vuoi parlare con loro? Yes. Che cavolo? Chi sei tu? Stai cercando di rimorchiarci? Beh, è abbastanza carino. We are not doing anything. Non stiamo facendo niente ora, quindi forse potremmo uscire assieme. Non ti ho visto qui attorno. Dove vivi? Inaba. Inaba dice che what redneck, that's too, che sfigato, è così divertente. Ho sentito che Inaba è così una città morta. The farm animals are taking over. Le fattorie degli animali hanno preso il sopravvento. Four legs good, two legs bad. Quattro gambe vanno bene, due gambe vanno male. proprio come quel libro. Let me hear you. Fammi sentire il tuo squittio, ragazzo di campagna. Squittio? Già, fa il verso del maiale. Oink oink. Whatever you Inaba people do to keep your pig overlords. Qualsiasi cosa facciate voi, gente di Inaba, per tenere i vostri maiali felici. Dai, mostracelo. Se you're too good, sei proprio brava a farlo, potrei innamorarmi. Le ragazzine ti stanno prendendo per il culo. Hai parlato con le ragazze per un po'. Ehi, dammi il tuo numero di telefono, ti chiamo quando sono annoiata. Vattene a fanculo, guarda. Non puoi dire di no. E dai, dammi il tuo numero, ti chiamo quando sono annoiata e you'll be there e sarai qui in 5 minuti per intrattenerci. Giusto? Se sei in ritardo, darò il tuo numero su tutti i siti online. Senti che la situazione sta andando in una maniera brutta, quindi te ne vai via. Che buttane di merda! Con lei ci sta parlando? No, non mi va di parlare. Oh, parliamo con lei, dai, che carina.
C'è una ragazza bellissima, vuoi parlarci? Sì. Ehi, che cosa fa un ragazzo carino come te? Cosa vuole un ragazzo carino come te da me? Sei da sola? Sto aspettando qualcuno. Stai cercando di rimorchiarmi? Sono il tipo dei ragazzi giovani. Cioè, mi piacciono i ragazzi giovani, sono così innocenti e adorabili. It makes me want to, mi fa sentire come se li voglia educare riguardo alle cose. How do you feel? Cosa ne pensi delle donne più vecchie, più anziane? Le amo. Oh, davvero? Then we might be a, forse allora potremmo essere una buona coppia. Hey, do you really want, vuoi veramente uscire? Non oggi intendo, ma and not if you, e no se non vuoi. Ma se vuoi potrei insegnarti un sacco di cose sul crescere. A lot about how grown-ups play. Ah, come si comportano gli adulti. Le cose vanno bene. Ho ancora una piccola spintarella e forse potresti avere il suo numero. Beh, parliamolo. Quindi vuoi giocare con me? Oh, madonna. Sì. Ah, sei adorabile. Inizia a piacermi. Ma ho qualcosa da fare adesso, quindi... oggi non è il giorno adatto. Forse la prossima volta. Questa è la tua chance per chiedergli il numero di telefono. Vuoi provare a darglielo? Sì. E va bene, ecco a te. Solo per te, però. Chiamami, ok? Hai ottenuto il numero. Aspetterò. Ho molta paura di questa donna. Com'è andata? Non bene come speravo. Lo immaginavo. Ah, ma ho ottenuto il numero di qualche ragazza che mi hanno detto di chiamarle. Conta? Una ragazza ti ha rimorchiato? Che ti ha detto? L'ha rimorchiato una prostituta, cazzo. Qualcosa tipo sul prezzo per ora, non lo so. Di che cosa stavamo parlando? What was she talking? Di che cosa stava parlando? How dense are you? There's no way that counts. Ma quanto sei stupido? Non, ovvio che non conta. What about you? E tu? Sei riuscito a fare qualcosa? Certo. Way to go, aspetta un attimo, amico. Ha dato il numero? Che tipo di ragazza era? Dai, dovresti chiamarla. Per favore. Per favore, per favore. E dai. Quante volte ti dobbiamo pregare? Ah, quante volte ti dobbiamo pregare. Quindi la chiamerai, giusto? Giusto? Decidi di provare a chiamare il numero che ti ha dato. Ha risposto. Senpai è figo. Lo sapevo. Pronto? Senti una voce strana, una voce maschile strana dall'altra parte della cornetta. È pronto? Oh, capisco, sei tu, eh? Tu... pezzo di merda bastardo, sei morto, amico. Come ti permetti di rimorchiare una ragazza? Ti strappo la testa e ti sputo giù per la gola. Ma che schifo. Farei meglio non chiamarla ancora, hai capito? Beh, stai calmino, eh. A modo. Piano, eh. Riuscivo a sentirlo da qui. Ma quel tizio faceva sul serio. È un rischio che si prende. Va bene. Ci sono io. Il prossimo sono io. Ultima possibilità. Ce l'hai fatta anche tu, Yosuke? Certo che ce l'ho fatta. Un telefono. Un numero di telefono. Eccolo qui. Grande. Cavolo, non è stato facile. Era veramente bella. Mi sono dovuto solamente spingere per una donna più... Una sexy... Sì, una donna più sexy e matura. È il momento di chiamarla. Spero che voi ragazzi siete pronti. Sarà una stronzata. Pronto? Sono io. Yosuke?
Già, sono il ragazzo che ti ha chiesto di fare un giro in moto. Cavolo, non riesco... non vedo l'ora. Eh? Sai il mio nome? Te l'ho detto? Certo che so il tuo nome. Andiamo alla stessa scuola. Davvero? Ma è impossibile, voglio dire, tu... Aspetta, quella voce... Che cazzo è questa? Sono Hanako Otani. Chi pensi che fossi? Come hai ottenuto il mio numero? Oddio, sono in un mare di merda. Ho chiamato il numero sbagliato? Prova ancora. Pronto? Sono io? Sì, so che sei tu. Vuoi veramente... Ah, sarà una bruttissima. Vuoi veramente uscire con me così tanto? Che cavolo era? Sembrava... sembrava una frattura... from the pits of the earth. A fiend from the pits? Non ho idea. I could feel... a chill... ho sentito i brividi lungo la schiena. Dimenticatelo per il tuo bene. Questo numero è pericoloso. È meglio che tu non sappia chi fosse. Oh, ragazzi. Oh, santo Gesù. Hanako, perché sei qui? Oh, porca Madosca. Oh, Gesù. La vita... Sì, la periferia non è un posto per le ragazze come, belle come me. Stavo facendo una passeggiata quando mi è arrivata una chiamata. Ti piaccio così tanto, vero? Un appuntamento in moto, eh? Beh, se vuoi portarmi a fare un giro così tanto, allora vengo con te. Oh, porca madò! Va bene. Bene. Oh... Che ha questo scooter? È rotto. Se vuoi portarmi in giro, devi averne uno migliore. Le ragazze migliori non va... don't go stifono. Non devi fare... Ah, non si lasciano prendere così facilmente. Devi impegnarti. Va bene. Non dico niente, perché potrei essere instabannato. Scherzo. Scherzo. Sono da maledetto. Ho insultato un barbone o uno zingaro per sbaglio. Andiamo a casa. Facile a dirlo per te. Non ho neanche il modo di tornare a casa ora. Senpai, hai combattuto bene. Sono stato veramente molto toccato da questo. Dai, salta dietro. Ti porto a casa io. Povero Yosuke. Ehi! Ehi, siamo molto vicini. Capisco adesso. Quindi è questo quello di cui parlavi. Oh, tu non avrai niente. Mi stai veramente facendo spaventare. E cosa? È fuori. È contro la legge avere due persone sulla bici. Va bene, solo. Poni fine a questa sofferenza, ok? Yosuke, che ti capisco. Io mi sento molto Yosuke. Hai visto Yosuke andare alla stazione e decidere di andare. Lasciare la stazione e andare a casa con Kanji. Dovresti riuscire a tornare ad Okina per conto tuo quando if you have enough experience se hai abbastanza esperienza col tuo scooter. Bentornato. Oh yes, possiamo parlare con Hanako finalmente. E allora parliamo con Hanako. Ehi, fratellone, perché la gente muore? Nanako sta parlando di sua madre e l'incidente? Nanako ti fissa.
È una domanda difficile per una ragazzina. È una domanda difficile da capire. È una cosa difficile da capire per una ragazzina come Nanako. Ma il tuo livello di expression è in grado di spiegarglielo. Ok, dai, vai. Decidi di parlare a Nanako riguardo vita e morte. Capisco, quindi è difficile. Ma ho capito, grazie fratellone. Nanako è contenta. Perché tutte queste domande? Beh, c'è stato un funerale in TV e un sacco di persone stavano piangendo. Nanako sembra triste. Che succede a una persona quando muore? Allora, scusate. Che succede a una persona quando muore? Loro scompaiono, vanno in paradiso, vanno... No, dai, diciamo che vanno in paradiso. Quindi è vero, la mamma è andata in paradiso. Nanako sembra... cioè, sorride felicemente. Ah già, ho visto questa cosa in TV. Robbery at the post office, un furto all'ufficio postale. Perché la gente cattiva fa cose cattive? Perché non hanno nessuna scelta, perché gli piace, non lo so. Questa bisogna pensarla bene. Perché la gente cattiva fa cose cattive? Perché gli piace, perché non hanno altre scelte? In realtà no, ce le hanno le scelte. C'è sempre una scelta, quindi perché gli va? Fanno cose cattive... loro credono che le cose cattive siano divertenti? Non capisco. Nanako sembra non riuscire a capire bene questa cosa. Ma se loro sono nate... But if there were no bad people... ma se non ci fossero cattive persone, allora papà sarebbe di più a casa. L'anno scorso non ce n'erano così tante. E quindi papà stava sempre qui. Era solito prendermi dall'asilo. Le cattive persone sono più importanti... per papà le cattive persone sono più importanti di me? Ovvio che no. È vero, invece. Arrestare le cattive persone è più importante che stare con me. Nanako trattiene le lacrime. Ma poverina, ma Nanako... Sembra che Nanako stia... is beating a sadness toy. Vabbè, è triste. Ma no, ma povera Nanako, vuole solamente il suo papà. No. Parliamo di qualcos'altro, fratellone. Decidi di parlare di qualcos'altro diverso da... Different with the lonely looking. Ok. Sì, è molto deep Nanako, mamma mia. Si fa tardi, quindi metti Nanako a letto e te ne vai in camera. Ma poverina, vuole solamente stare col papà. Oh, buongiorno Pippo. Il campo scuola inizia domani. Faremo meglio, siamo nello stesso gruppo, ma non dovremmo... Ma cosa dovremmo cucinare per la cena? Ehi... Perché why don't we get everyone go? Perché non prendiamo tutti e andiamo a comprare gli ingredienti dopo scuola? Facciamolo. Ok. Farò in modo di dirlo a Chi e a Yosuke allora. Let's go, andiamo a fare la nostra gita. Siete venuti qui per comprare gli ingredienti. What do you put? Cos'è che metti nel curry? Carote, pomodori, cipolle, funghi, peperoni verdi e radicchio. E radicchio? Oddio, turnips, che cazzo erano?
Non mi ricordo cos'erano i turnips. Non mi ricordo cos'erano i turnips. La rapa. Il radicchio è la stessa cosa della rapa? Vogliono apparentemente fare il curry. Il curry va bene, giusto? È praticamente il nostro cibo nazionale. Continuavamo a cambiare tra ramen e curry, ma ho pensato che il ramen might not be, non fosse stato abbastanza per voi, ragazzi. Mi chiedo quale tipo di ingredienti piacciono a Yosuke. Immagino che lui sia molto real picky. Forse gli piacciono le cose piccanti. Non ho idea di che cosa intenda con real picky. È su un altro piano, giusto? Vuoi che glielo vada a chiedere? No, non c'è bisogno. E in più ha detto che ha bisogno di prepararsi per qualcosa. Oddio, che cazzo è adesso starch? Non credo sia la buccia. L'amido, ok. Usi l'amido di patate per il curry, giusto? Certo che sì. Altrimenti la salsa non si addenserebbe. Allora abbiamo bisogno di amido di patate e di farina, giusto? Ci sono vari tipi di farine. Quali dovremmo prendere? La 00 o... Ah no, whole purpose, wall meat. Sì, la 00 o quella di... o gli altri tipi, sostanzialmente. Adesso fanculo, sinceramente. Whole wheat sounds healthy. Sì, ok. La whole wheat è l'integrale. All'integrale sembra... Suona salutare. Sembra salutare. Prendiamo quella e... Eccoci qui. Ah, ed eccoli qui. Chili peppers. Non sarebbe un curry se non è piccante. Oh beh, prendiamo tutto quello che sembra giusto allora. Che ne dici di un po' di kimchi? E un po' di ground pepper? Non ho idea, pepe? Qualcosa? O peperone qualcosa, non lo so. Ci sono due tipi però. Nero, ah sì, ok, il pepe. Nero e il pepe in grani. Nero e bianco. Oh, ottimo Yukiko. La famiglia Maggi sa il fatto suo, eh. Prendiamoli tutti e due. Prendiamoli tutti e due, che se uno non va, usiamo l'altro. Ah già, abbiamo bisogno anche di un ingrediente speciale per insaporirlo un po'. Mi ricordo di aver visto qualcosa in TV a riguardo. Credo che fosse cioccolato, caffè, yogurt. Oh, che ne dici del cioccolato alla menta? Amo quella roba. Non mi piace molto il caffè, però. Oh, posso bere il mocha. Immagino sia il cappuccino. Quindi prendiamo quello. Che ne pensi del pesce? That should make the sauce farà insaporirà molto di più la salsa. Mezz'ora che stiamo parlando di cibo, Cristo. You're back. Sei a casa? Sì. Quanto manca? Un giorno. Allora facciamolo. Vai. Sì, dai, skippiamolo perché tanto dicono sempre le stesse cose. Ok. Non abbiamo niente da piantare, quindi non possiamo piantare niente. No, ma non volevo passasse la serata, volevo parlare con Dojima, fanculo.
Vabbè. Dai, andiamo. Okay. Oddio, c'è la cicciona. Mamma mia. Raccogliere tutta quella immondizia mi ha fatto malissimo alla schiena. Non riesco a credere che qualcuno lanci butti un'intera bici. Cavolo, litterers should have to deal with their own garbage. Litterers? Cosa cazzo è? Litterers. Non ne ho idea. Boh, non ne ho assolutamente idea. Ad ogni modo, all'ora di cena. Cavolo, ho famissima. Cosa, le ragazze hanno cucinato proprio per noi? Non che mi aspetti molto da Chie, ma Yukiko ha tutta la tradizione della famiglia Amagi dietro il cibo. Non credo, Yosuke. Sai che sarà fuori da questo mondo. You shouldn't eat it, I'll give you mine too. Non dovresti mangiarlo? Oh, dai. Non ci casco. Lo vuoi solo per te, vero? Non riesco a... Non vedo l'ora di mangiarlo. E invece farà cagare. Dovremmo assaggiarlo? Solo se lo fai tu per prima. Eccola. Oh, eccolo. Scusate per l'attesa. Ci abbiamo messo un sacco di amore dentro. Wow, davvero? È un po' un cliché, ma comunque figo. Ok, allora, è tempo di mangiare. La Madonna. Ehi. Che cos'è questo? Voglio dire, che cavolo? Il curry dovrebbe essere molto piccante o... dovrebbe essere o molto piccante o... o kinda mild, quindi è una via di mezzo probabilmente, o molto leggero. Questo fa solo schifo. E gritty, oh madonna. Niente ragazzi, un sacco di cose non, veramente non le so. E anche un bene, però. È anche un bene perché comunque è un esercizio alla fine. In qualche modo è sia viscido che gritty, veramente non ho idea. E tra l'altro non mi ha trovato niente, quindi boh. E ci sono delle parti squishy, come possiamo dirlo, viscide dentro. È veramente schifoso, non lo riesco neanche ad ingoiare. Beh, è solo che non si è cucinato così bene. Ma offre una grande varietà di sapori. È nauseante. E dai, non è così male. È solo la tua opinione. Te lo dico da amico. Non farlo. Io non ci scherzerei nemmeno su questo. Vieni. Ti stanno ovviamente fissando con... you're being looked at with... con alte... Cioè, ti stanno fissando veramente male. Ok, allora. Lo mangiamo... Decliniamo l'offerta o facciamo finta di mangiarlo e poi lo buttiamo? Allora,
Allora, o prendiamo per il culo Yosuke e lo mangiamo a forza dicendo che è buono, solo per farlo prendere per il culo dagli altri, però sarebbe da stronzi, ma molto divertente. Altrimenti diciamo di no, se no lo mangiamo e poi lo buttiamo. Dai, facciamo, mangiamolo e poi buttiamolo. Cio e Yukiko ti fissano. Non sembra... It doesn't look as tough you'll be able to fake it. Non sembra che tu riesca però a fingere. Appena lo metti in bocca, senti subito che qualcosa non va bene. Puoi di certo dire che after one bite che non è commestibile. Non c'è assolutamente nessun modo che tu riesca ad ingoiarlo. vabbè, guarda quella là che cazzo si sta a mangiare. Ci dispiace. Scusate. Che cosa faremo? Il nostro gruppo è l'unico senza cibo. Voglio dire, se almeno fosse stato leggermente commestibile sarebbe stata almeno qualcosa, ma non prenderò un altro pezzo di quel misterioso cibo. Cibo misterioso. Oh no, la cicciona. Qualcosa è... cioè, lo sentite anche voi questo odore? Hanako. Non ho nessuna scelta. E poi, e dopo tutto, lei me ne deve una, considerando quello che ha fatto alla mia moto. Ehi, Hanako, non ti dispiacere, you wouldn't happen to... Non è che hai del curry in più, eh? E dai, daccene un po', ti stiamo pregando, stiamo morendo di fame qui. No. Minchia. Cazzo, meno male che sta a dieta. Pensa se non stava a dieta, mortacci. Mortacci su, se sta a mangiare pure la pentola fra un po'. No. No. Solo quello? È veramente una secchiata di curry. Mi chiedo se ci sia un modo per farci portare qualcosa. Ma i nostri telefoni non hanno campo qui. E la cena è quasi finita. E va bene. E va bene, tornate alle vostre tende. Gli uomini di qua e le donne di là. Dai, gente, muovetevi. I giovani come voi dovrebbero sbrigarsi e andare a letto dopo che mangiano. A parte che non fa bene andare subito a letto dopo mangiato, quindi sei un coglione bastardo, pezzo di merda. It's now time for us teacher to have some ok. È il momento per il professore di avere un po' di voglio dire, andare a letto. Luci spente. You guys are gonna pay for this. Ragazze, la pagherete per questo. Night. Notte. E niente, cena. Dentro la tenda di Pippo e Yosuke. Cavolo, così fame. And how the hell did you end up here? E come hai fatto a finire qui tu? My teach threatened to hold me back a year if I didn't show. Il mio professore mi ha minacciato di bocciarmi se non fossi venuto. And the first year's tent is all quiet. E la tenda del primo anno è così... è così silenziosa, come se qualcuno fosse morto. Beh, se fossi lì con loro non mi sorprenderei. Is it just you two in this tent? Ci siete solamente voi due in questa tenda? The other guys called in sick. Gli altri si sono dati malati.
Mossa intelligente. So it's okay if I hang out here? Quindi va bene se rimango qui? Stai quanto vuoi. Hey, you're a stand-up guy, senpai. Grazie, senpai. Non preoccuparti, non farò casini. Non mi beccheranno, a meno che non... we raise a ruckus? Non ho idea. All right. You can va bene, puoi dormire qui. Dude, there's a huge rock under there. Cosa? C'è una roccia sotto, come dovrei dormire? Mi farebbe un male cane. Pipe down. Ma passa la voce. Non hai detto che non avresti fatto nessun rumore? Senti, senpai, potresti andare un po' più in là? No. There's a slope down the hill in my sleep. No, c'è un... c'è un dirupo proprio qui. Potrei scivolare, rotolare nella montagna nel sonno. Se non ti piace, allora torna nella tenda dei primini. Ehi. Il vostro professore non si chiamava mica King Moro? Quel tizio mi ha fermato fuori prima ed era così incazzato che stavo per perdere il controllo. Stava continuando riguardo a quando ero alle medie. Quando lui non sa un cazzo di tutto questo. Non solo quello, stava anche dicendo stronzate riguardo al fatto che potrei essere stato... che potrei venire espulso se causassi dei problemi. Non è divertente, amico. Già, quel tizio ha un record di velocità per saltare alle conclusioni. Guarda, senti qui. Ho sentito da un tizio nella mia classe. Ha detto che quello stronzo stava facendo il bastardo con due ragazze che sono... stava sostanzialmente sparlando male delle ragazze che sono morte. King Moron stava parlando della signora Yamano e Saki Senpai. Era tipo... Non mi sorprende che le persone che siano infedeli o che scappino di casa finiscano così. Non lo so, forse stava esagerando. Tutti sembrano odiare quel figlio di puttana di Moroka. Cavolo. Riesco proprio a immaginarmelo mentre dice queste cose. Non sta mai zitto neanche quando... Anche quando io mi sono... anche quando io mi sono trasferito qui l'anno scorso. Non che mi ricordi qualcosa che abbia detto. Anche se fosse solamente un po' vero, mi fa comunque incazzare. Quella testa di cazzo di un professore. Quella testa di cazzo è un professore, per Dio. Non sprecare la tua energia ad incazzarti con quel clown. Già, hai ragione. Aspetta un attimo. Che stai mangiando? Animal crackers? Che cazzo è adesso? Cos'è, gli insetti? Cosa cazzo sta mangiando? Ma quelli sono miei. Cavolo. Ero così... Ah no, cibo per animali, credo? Boh, non ho idea. Pinguini? The secret animal cracker. Gli animali... You were eating them and you didn't know that? Ah, il... The secret animal cracker? Ah no, sono proprio cracker con a forma di animali, credo. Il cracker a forma di animale segreto. Li stai mangiando e tu non ne hai idea? Are you serious? Ah, sei serio? Beh, you should have said something. Avresti dovuto dirlo. Oh well. Vabbè. Questo non mi farà passare la fame. Let's just go to sleep. Andiamo a dormire. That's all you gotta say for yourself after taking my snacks. That's all you gotta say for yourself after taking my snacks. È tutto quello che hai da dire dopo che hai preso i miei snack. Kanji? Don't you have more space on your side? Non hai un po' più di spazio sul tuo lato? And I can't sleep over there, or my back's gonna break. Amico, non posso dormire lì, altrimenti la mia schiena mi si spezzerà. Oh.
Ok. Ehi. Yeah? Cioè, sì. Why did you come to this tent? Perché sei venuto in questa tenda? Te l'ho già detto. Jeez, wrong with you. Cavolo, che cos'hai che non va? This is as good a time as any, so I want you questo to be questo è un buon momento, quindi voglio che tu sia onesto con noi. Okay. Are you really... Sei veramente... You know, sai... Am I really what? Sono veramente cosa? What I mean is, quello che intendo è... siamo al... Oddio mio, Yosuke, porca puttana. Siamo al sicuro da soli con te? What? Cosa? Ma che cazzo significa questo? Vi ho già detto che non sono così. Beh, allora perché sei così agitato a riguardo? Ti rende solamente più sospetto. Ma fanculo. L'abbiamo già chiarito una volta. Adesso sono... Beh, come la mettiamo? Oddio. Oddio, non... don't trail off like that. Non fare così, mi fai spaventare. Ti sto dicendo... ti sto dicendo che non ho problemi a stare... ad avere in giro le ragazze adesso. Puoi provarlo? Provarlo? Perché se non puoi... Perché se non puoi, allora rimarremo qui tutta la notte spaventati a morte. Vaffanculo. Se è quello che pensi di me, allora me ne... Allora adesso me ne vado nella tenda delle ragazze. No, no, aspetta. Beh, questo è un po' estremo. No, non devi andare così oltre. Ti espelleranno se... se ti scoprono. Non dirmi che ti sei dimenticato di King Moron, che ti tiene un occhio. Che sì, che ti sta... ti guarda, sostanzialmente ti tiene d'occhio. Serio? Questo vuole veramente farlo. Amico, devi fermarlo. Non farlo. Hai cercato di convincere Kanji di non andarci. Ma non ti sta ascoltando. Credi che non sia capace? Adesso ve lo faccio vedere io. Vaffanculo King Moron. Nessuno ferma Kanji Tatsumi, cavolo. Vabbè. Aspetta. Che cretino. Io mi dichiaro non responsabile per tutto quello che accadrà. Nel frattempo, dentro la tenda di Chie e Yukiko... Oddio, stanno con la cicciona. Ora capisco perché siamo solamente noi tre. Non riesco a dormire. Io ho anche fame. Avrei dovuto mangiare un po' di più di quel curry. Ci avrebbe fatto sicuramente svenire. Cavolo, non possiamo dormire, non possiamo andare in giro. Mi chiedo che cosa stia facendo Teddy in questo momento. Stare da solo tutto il giorno è difficile, ora che ci penso. Sai, un po' di tempo fa lui... Basta, non ce la faccio più. Yukiko, andiamo fuori. Dove andiamo? Non credo che riscalare la montagna sia una buona idea. Credi che... Oh, madonna, la vogliono ammazzare? Credi che la smetterà di russare se le copriamo il naso e la bocca? No, 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 Yukiko, no! Oh, non ce la faccio più. Chi è? Ritorna nella tenda di Pippo e Yosuke.
Ehi. Are you guys still up? Voi ragazzi siete ancora svegli? What are you doing here? Che cosa fai qui? Questo è il lato dei ragazzi. Fateci entrare. Non essere ridicola. Se King Moro ci trovasse, saremmo ci butteranno fuori dalla scuola. Tornate nella vostra tenda. Non possiamo. Are there any rotten apples out and about? Any indecent students out there? Oddio. Ci sono qualche melamarso qui fuori? Qualche studente indecente? Oh, va bene, allora sbrigatevi, entrate. Perché voi due siete qui? Beh, è Kanji. È fuori al freddo. Non lo so cosa è successo. È entrato dentro ed è svenuto tutto a un tratto. È tutto, giusto, Yukiko? Sì. Quindi non c'era modo di dormire lì con lui per terra. E sai, se l'avessimo svegliato, avrebbe potuto... si sarebbe arrabbiato. Ecco perché l'abbiamo lasciato lì. Cosa? Ma non ha senso. È entrato nella vostra tenda e è svenuto? Ascoltate! Essere insolenti e essere indecenti sono cose diverse. È lui, è proprio qui fuori. Ehi, spegni la luce. Riesce a sentire King Moron che si avvicina. Ehi, voi due siete lì? Rispondetemi. Siamo qui? Eh? Quindi siete lì? Hanamura sta già dormendo? Sì, sto dormendo, signore. Non essere carino, Hanamura. Zitto, torna a dormire. Credo che ne ho presi di troppi bicchieri. Adesso mi sto addormentando. Sembra che King Moron se ne sia andato. Ed ecco che se ne vanno anni di vita. Non scherzare. Siamo quasi stati... ci ha quasi scoperti. È colpa vostra. Cos'altro dovevamo fare? Ad ogni modo, non possiamo uscire adesso. Se uscissimo fuori... usciremo fuori prima che gli altri si sveglino domani. Ti va bene? Perché sei così arrabbiata? Fare meglio non provare niente di strano mentre dormiamo. È chiaro? Non abbiamo detto che tu... Dannazione, ce ne devi una. Avete fatto una barricata dentro la tenda. È spassato la notte con i crampi su tutta la schiena. Ah no, con i crampi per lo spazio piccolo in cui dormite. Il giorno seguente. Gli studenti sono tutti the students were all sono stati tutti mandati a casa la mattina. Looks like we're the only ones here. Sembra che siamo gli unici qui. What's wrong? Che c'è? Ti fa male lo stomaco? No, è solo che... Mi sembra di essermi... credevo di essermi arrabbiato e di essere uscito fuori la scorsa notte dalla tenda. Così strano. Era un sogno? Quando mi sono svegliato ero nella tenda di Yosuke Senpai. È stato un sogno. Deve essere stato un sogno. Ok. E va bene, allora facciamoci una nuotata. Vuoi veramente farti una nuotata? Io passo. Sono ancora rintronato. Perché ci stai... Per quale motivo ci stai guardando?
Se vuoi andare a nuotare, beh, vai. Sai, voi due ce ne dovete una. Eh? Wow, 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 wow. No, non ci veniamo lì. Voglio dire, te ne dobbiamo una, ma... Oh già, non abbiamo i costumi da bagno. Cavolo. Di tutte le sfortune... Già, è veramente una sfortuna. Ah, capisco come vanno le cose. Abbiamo mangiato la vostra cena, vi abbiamo salvato da King Moron e voi non ci date you won't even have some fun e voi non volete neanche divertirvi un po' con noi nel fiume. No, non è così male. Non ci sarebbe nessun problema se avessi un costume. Eccole qui. Ecco, ve li ho presi io. Vengono direttamente da Juness, dalla nostra nuova linea di costumi di Juness che è appena uscita per l'estate. Mi sono fatto aiutare da un amico per sceglierli. Sono belli, eh? Cosa è sbagliato? Li hai avuti per tutto questo tempo? E dai, facciamoci una nuotata. Cosa dovremmo fare, Yukiko? Non ci sarebbe nessun problema se solo avessimo un costume. Sai, ci tenevamo veramente tanto a quella cena. Mi chiedo che cosa sarebbe successo se non vi avessimo aiutati la scorsa notte. Abbiamo capito, cavolo. Veramente non la smetti più, eh. E va bene, ecco, e ora parliamo. Tutto per una nuotata, madonna ragazzi. Quanto ci stanno mettendo? Ah, quanto lontano sono andate per cambiarsi? Dai, andiamo. Adesso sei felice che hai visto un pantaloncino. E basta fissarci. Ehi. E tu look cute. Dai, gli diciamo che sono che... Allora, che facciamo? Gli diciamo che sono tutte e due carine. Sì, dai, non siamo cattivi. E questo da dove viene? Sembrano entrambe imbarazzate. Cavolo, questo è molto meglio di quanto pensassi. Questo ripaga un po' per aver mangiato quel cibo strano ieri sera. Ah, e dai. Voi ragazzi dovete ammettere che ho scelto della roba bella. Vabbè. Queste ragazze potrebbero essere ragazzine dentro, ma scommetto che diventeranno delle belle donne in men che non si dica. Non credi anche tu, Pippo? Sì. Avete sorpassato il limite. Definitivamente. Eccola. A mollo. È gelida, non dovevate lanciarci. Chi se ne frega? Ci sareste comunque andati. Se lo sono meritata, cavolo. Non sono i peggiori, Kanji? Ehi, sei stranamente silenzioso. Ti senti bene? Non dirmi che il malore di ieri sera ci sono ancora... Cosa? Oddio mio. Eccola qui, lo stereotipo anime giapponese dove gli esce il sangue perché c'è una ragazza carina. Che cazzata. Che cazzata, ma ci sta. Alla fine è un gioco vecchio del 2012 giapponese. Deve esserci. Eccola, pure lui. Ci è mancato poco. Questo per quale motivo? Io non ho fatto niente.
Ehi, che hai? Che vi prende? Hai sentito qualcosa? Senti un tizio che sta annegando. Ah no, che sta vomitando. Sembra che King Moron stia vomitando più in là nel fiume. Quindi ecco perché nessuno era qui. Grazie a Dio l'abbiamo notato prima che entrassimo. Senpai, non dirlo. Senti, a million shower make you feel as tough as though a million shower will never make you. Ah, oddio, perché c'è il vomito, che schifo. Senti che sì, più che senti, pensi che nemmeno un milione di docce ti ripulirà mai. Bentornato. Com'è stato la gita? Una merda, Nanako. Però vabbè. Allora, vai, prendiamo le nostre bellissime cose nell'orto. Piccolo refill con l'acqua di Nepi. Ah, buono. Che se mai vuoi piantare, non abbiamo. Vai, sì, riposiamo. Hai il giorno libero da scuola. Ti domandi quando è che pioverà la sera. Che cosa farai oggi? Allora, beh, vediamo un po' che cosa possiamo fare. Pam param param pam param 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 pam param pam pam. Oh, copriamo i semi della tizia. Ma non voglio questi, mi servono i semi di, vabbè. Sì. Ciao. Allora, vediamo se prendere adesso lo scooterino e farci un giro, o se farci un giro nel distretto qua. Vediamo più che altro chi c'è. Se c'è qualcuno, allora ci facciamo un giro qua. C'è Mary, tipo? No. Non c'è Mary. Qui c'è un nonnetto, ma non ce ne frega niente. Vediamo se qui c'è qualcuno. No. C'è una quest, ma non ci importa. Qua non c'è nessuno. Andiamo al tempio, vediamo se c'è qualcuno al tempio. Analizziamo veloce, veloce, veloce proprio i vari luoghi. Oh, aspetta. Ehi, Shota, facciamoci leggere la fortuna. Ho sentito che questo qui funziona veramente. Io vado a cercare, vado a scoprire chi, se posso sposarti, se potrò sposarti. Ho piani, I had plans to go play soccer, ma devo andare a giocare a calcio con i miei amici. Cosa? Vuoi andare a giocare a calcio? Ma siamo ad un appuntamento, che cattivo. Ah, questo è un appuntamento? Povera ragazzina. E come faccio a far andare bene le cose? Forse qui? Female classroom. Yukiko. Ok. Il tempio, sostanzialmente, che cosa fai? Proprio come in Persona 5, nel tempio tu preghi pensando ad una persona, e quella persona sostanzialmente la prossima volta che ci uscirai aumenterai di più il rank, nulla di più.
E questo conclude l'affermazione di Rise Kojikawa stando al suo riguardo al suo temporary leave of absence from the entertainment, alla sua uscita temporanea dall'industria dell'intrattenimento. Siamo a corta di tempo, quindi se qualcun altro ha qualcosa da chiedere, vi chiediamo di essere veloci. Sono Ishioka da Ladies View. È risaputo che it's easier è scritto qui that you will be recuperating. Are you facing che farà della riabilitazione. Avendo dei problemi fisici? No, la mia salute non è un problema. Preparatevi perché Rise sarà la prossima ragazza che incontreremo e sarà la nostra prossima amichetta. Lei è molto bella, è una delle più belle di Persona 4, ma a sto punto credo che porterò Yukiko per la romance. Per ora è Yukiko. Adesso vediamo però se Rise è meglio o meno. Anche C non è male. Problemi psicologici allora? Cosa? Delle voci dicono che starà. Delle voci dicono che starà dai suoi parenti, ma non è vero. Ma non è ad Inaba dove ci sono stati quegli omicidi che. Ma non stanno ad Inaba dove ci sono stati quegli omicidi? È vero che loro gestiscono un negozio tradizionale di tofu? Aiuterà al negozio di famiglia? Basta domande. Questa conferenza è finita. Uscite, per favore. La conferenza è sostanzialmente scoppiata nel caos. Rise smetterà il suo lavoro in TV? Chi lo sa? Se questa è la sua città, we'll have to deal with everyone's. Dovremo occuparci di tutti quelli che verranno a darle fastidio, sostanzialmente. Eccola. Sono stanca delle diete, anche di andare in palestra. Per fortuna ho qualcosa che mi aiuta. Calorie Magic sono fatte per quelli che sono preoccupati, sono fatte per coloro che sono preoccupati delle calorie per le calorie ingerite e per i grassi ingeriti. Vi farà dimagrire in men che non si dica. Rise Kojikawa. La cosa bella di questa città è che non eravamo sulla bocca di nessuno. E guarda adesso. Che sta succedendo? Eh già. Pam. Yo, senpai. Scusa. Non sono. Eccola lì, vedi? A leggere lo sbadiglio. Non sono ancora del tutto sveglio. Ah già, il distretto dei negozi sembra diverso oggi, quando ci sono passato. Come se tutti fossero hustling. Se tutti fossero più di fretta, sostanzialmente, più del solito. Mi chiedo che cosa stia succedendo. Sento che c'è qualcosa dietro. Senti, cavolo, suoni veramente come Teddy. Sembri veramente Teddy. Sembra che non ci fosse. It didn't seem like the cops were. Non sembra che i poliziotti fossero coinvolti, però. Immagino che. Credo che. Chiederò un po' in giro a scuola. Yo. Hey, there he is. Eccolo. Stai venendo sempre a scuola ultimamente. Come va?
It's this annoying thing called the mandatory attendance policy. È questa cosa noiosa chiamata mandatory attendance policy. Non ho veramente idea di come tradurlo. Man, ma cavolo, vederti qui mi ricorda un po'... la gita. Pensavo che tutti ci saremmo dimenticati di cosa è successo. Ah, scusa. Ma, fa niente. Quindi avete visto le notizie? Le notizie? Ah, quella roba riguardo a Rise Kujikawa che si prende una pausa dallo showbiz. Mi chiedo perché. Stava proprio diventando popolare ultimamente. Questo dimostra che essere un idol è un lavoro difficile. E Rise è così tanto popolare? Non la conosci? Cos'è che non va? È ovunque, su tutti i giornali. Non è molto che ha fatto il suo debutto, ma se continua così sarà sicuramente un idol perfetta, in men che non si dica. Ad essere onesto, sono anche un fan. È proprio carina. un tesorino? Cos'hai, 80 anni? Ma credo che vivesse qui, quindi deve avere un sacco di fan del posto. Il telegiornale ha detto che andrà ad aiutare la madre, la nonna al negozio di tofu, giusto? Intendono il Marukyu? 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 Marukyu Tofu. Il nostro hotel serviva il loro tofu. Ha servito il loro tofu ultimamente. Quel posto nel distretto dei negozi. Ci passo davanti ogni volta. Aspetta. Vuol dire che posso incontrare Rise se vado nel suo negozio di tofu? Non sono interessato. Ehi, non stiamo forse andando fuori tema? Ti sei dimenticato degli omicidi? Sei quello che ha detto delle connessioni tra le vittime... the connection between the victims might be... sei quello che ha detto che la connessione tra le vittime potrebbe essere la TV. Potrebbe essere la prossima vittima. Non è che Rise abbia iniziato ad apparire in TV solo recentemente. E poi, come potrebbe Rise essere connessa all'incidente così tanto? Mi chiedevo la stessa cosa. Perché? Quindi ho fatto un po' di ricerche. Sembra che non abbia avuto nessuna interazione con la signora Yamano. Sono state solo nello stesso programma due volte. Una o due volte. È un idol da un bel po' ormai, ma è sulla bocca di tutte solamente. Solo grazie al telegiornale di ieri sera. E si sta trasferendo qui dopo tutto. Quindi, se le nostre affermazioni sono corrette, lei. C'entra perfettamente lo schema e potrebbe benissimo essere la prossima vittima. E se lo è, questo riconferma i modus operandi del killer ancora di più. Che vorrebbe significare? Kanji, ascoltami chiaramente. Se Rise è la prossima, esatto, allora questo riconferma la teoria che la vittima ha una connessione con il primo caso. Deve avere una connessione con il primo caso. E questo vuol dire che le vittime del killer sono tutte persone che vengono mostrate in TV di recente, capisci? Ok.
va bene. Ora che abbiamo... Ora dobbiamo tenere... Ok, ora dobbiamo tenere d'occhio Rise su tutto quello che fa. Facciamolo. Wow, è bello carico. Oh, madonna. E va bene. That's the end of the proof. Questa è la fine della prova e la fine del capitolo. Quindi ho sentito che ho sentito tutti quei vari gossip che riguardo a Rise Kujikawa. Quelle idol, those idols don't have normal people problem. Quelle idol non hanno problemi da persone normali. Loro hanno i soldi, loro avranno soldi e non avranno del will never have to compromise in marriage. Non avranno mai problemi con nessun matrimonio. Che cosa dovrei fare per cena stasera? Ma sapete, giugno è un mese bonus. Ecco perché sono un po' più felice ora. Dicono che in Giappone... they say that Japan first implemented the bonus... Ah, dicono che il Giappone abbia implementato per la prima volta il bonus durante la era Meiji. Che fantastica cultura. Ehi, mi state ascoltando? Sto parlando di una fantastica cultura. Specialmente tu, Baudo. Sembri annoiato. In che periodo il Giappone ha implementato la paga bonus? La Meiji, l'hai appena detto. Ah, quindi stavi ascoltando? È corretto. Il Giappone ha iniziato a preoccuparsi dei bonus durante il periodo Meiji. È una fantastica cultura. È la gioia del lavoro. It's the joy in labor. Quindi quindi mi stavi ignorando solo perché pensavi che stessi chiacchierando, eh? Now this is gonna be on the test. Beh, questo starà nel test poi. Hai dato la risposta giusta. La tua knowledge è aumentata. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, vediamo che possiamo fare. Yukiko, ottimo. Pippo, hai del tempo libero oggi? C'è qualcosa che vuoi fare, se va bene. Il tuo social link... Your social link members may invite you during lunch to spend time with them after school. When you choose to spend time with them, you may become closer. Ok, you may still spend time with your person after school when... Ok, ok. Sì, vai. Spendiamo del tempo con lei. Ok. Vai. Passiamo del tempo con Yukiko. Ha accompagnato Yukiko a fare compere. Agende, tre colori, tre penne di colori diverso, a loose leaf folder, ha un faldone, etichette e separé sostanzialmente per i vari scompartimenti. Ora then the furniture department. I want to look ora voglio andare al reparto dei mobili. Voglio dare un'occhiata alle scrivanie, quelle e le lampade. A che tutto questo per che cosa? Studiare. Yukiko è piena di energia. Stavo pensando di studiare seriamente per quella licenza lavorativa. Anche se non ho ancora deciso con esattezza quale seguirò. Ma stavo pensando di provare quelle che per cui once I feel I can earn, quelle per cui penso di potermela cavare. Ho iniziato a lavorare la sera, sai? Ricordi quel lavoro di cui mi hai parlato? Grazie a quello ho un po' di soldi. If it isn't the manager... poteva non essere la manager dell'Hotel Amagi?
O dovrei dire la futura manager. Sì, io vengo. Ah, vedo, capisco, non sei ancora andato a casa, quindi. Beh, I can't very well go anywhere until the next bus. Beh, non posso andare da nessuna parte se finché non arriva il prossimo bus o treno. This really is the boonies. Questa è veramente una seccatura. Sono bloccato qui con niente da fare. Cavolo, la periferia è veramente di una merda. I beg to differ. La prego di... to differ? I beg to differ? Non ho idea. La prego di differire, immagino. Turning down sweet deals is part of country life too, eh? Immagino che... i sweet deals is part of country life too. Immagino che... sweet deals, come lo possiamo tradurre sweet deals? Non di certo affari dolci, ma gli affari sono, fanno parte, i belli affari fanno parte della vita di periferia, eh? Ma chi cazzo è sta gente, scusami? I'm sorry. No, mi dispiace. Quelle persone vengono dalla stazione televisiva. Vogliono vogliono fare un sopralluogo all'Hotel Amagi. Hai detto di no? Già. Yukiko sembra imbarazzata. È una news of the weird show. It isn't real. È uno stupido show, non è vero giornalismo. Sai, il nostro hotel è stato associato all'omicidio della signorina Yamano, giusto? Loro vogliono fare uno speciale chiamato Hot Springs Getting Too Hot for the Amagis. La calda primavera diventano troppo calde per gli Amagi. Era un titolo così aberrante. La mamma li ha mandati via. Ma forse she shouldn't have, ma forse non avrebbe dovuto dire di no. Voglio dire, se ottiene una brutta reputazione potremmo perdere clienti e l'hotel andrebbe a fallire. Poi I feel better about leaving. Mi sentirei meglio ad andarmene. Sei seria? Sono seria. Ma hai ragione, non c'è veramente motivo di dire cose simili. Me ne voglio andare. Living under my own power. Me ne voglio andare per conto mio. La mia vita è nelle mie mani adesso. Ah, e ovviamente voglio aiutarvi, tutti voi. Anche te, per essere così tanto paziente. Per essere un così tanto ascoltatore paziente tutto il tempo. Ottimo, ottimo, ottimo. Bene, andiamo a fare compere. Prima di tutto, il reparto stationery. Sì, beh, sempre la roba di... che vuole vedere lei. You're back. Sei a casa. Già. Ok, per me salviamo. Poi piantiamo. Tomato. Skippiamo il dialogo che è sempre uguale. Ok. E parliamo con Dojima. Hey. Vai. Come al solito niente di che, tanto per portare un po' su. Allora. Piove. Ok. Vediamo se c'è qualcuno con cui uscire. Non sembra.
c'è lei, potremmo andare a fare quelle cagate, ma vediamo un po'. Vediamo qui nel quartiere dei negozi se c'è qualcuno. Non sembra. Questo è il negozio, quello di tofu, giusto? Yes. Dove ancora non siamo potuti entrare dall'inizio del gioco. Non sembra esserci nessuno. Quindi, sai cosa? Andiamo a prendere il motorino e ci facciamo un giro. Vai. Facciamo un giro qua nel vicinato. Eccoci. Siamo arrivati ad Okina. Sei riuscito ad arrivare ad Okina City. Adesso ti senti abbastanza sicuro della zona. Ora puoi andare ad Okina City. Yes. Ciao. No, scusa, mi sono troppo impegnata. E poi tu sei un studente delle scuole superiori. I just won't work out. Non funzionerebbe. Ah, sei venuto qui da Inaba. Già, non c'è veramente niente qui. Sei carino però. Credo che potresti... You'd look good in croc of fur outfit. Boh. There are some strange employees at the store, so be careful. Ok, vediamo che cos'è questo negozio. Ah, il negozio di vestiti? Viva la Fashion Revolution! Benvenuto da Croc of Fur. Sono Ray Cosa, carismatica fashionista. Croc of Fur ha una ampia selezione di vestiti per donne e uomini. Il fashion è la nostra passione. Ora, iniziamo la nostra rivoluzione. Per favore, consultati con me se vuoi qualche consiglio su coordinare il tuo look. A proposito, you've caught my eye, ma sei... Hai attirato la mia attenzione, devo ammetterlo. Sei un ragazzo raro. Sei bello di fuori. Your cool exterior doesn't completely hide your surging manliness. Ah, il tuo bel aspetto non nasconde di certo la tua mascolinità. Il mio fashion radar sta bippando fortissimo. Solo per te ti farò un'eccezione e coordinerò personalmente qualche carismatico esempio per te. Vorrei introdurti alla nuova arrivata. Abbiamo un sacco di ai nuovi arrivi, abbiamo un sacco di costumi, ognuno dei quali is my highest, alla mia più alta raccomandazione. Iniziamo con start your summer off. Ok, inizia la tua avventura estiva, sostanzialmente. Sì, ho capito. Vai. I vestiti non sono messi in lista as part of the set, can only be equipped by... Ok. The clothes give the person a unique look, so try... Ok, vabbè, non è nient'altro che appunto i vestiti. Niente di che. Cool trunks. Ma possiamo vederlo? Ah no, questo è il vestito. Yosuke. Ok. Chie. Agent 7, strip bikini. Ma potete... Ah, ci avete fatto caso? Guardate. Questo è veramente molto giapponese, molto maschilista e sessista. Costume da bagno per i maschi. 9.800 yen. Costume da maschio per le donne. 24.980 yen. Più del doppio. Più del doppio. Tra l'altro lei ha anche questo, che ha, vabbè, il kimono. Più del doppio. Giapponesi. Allora, tu chi sei? Un cliente? You don't put much value in your... Non dai molto valore alla tua vita, eh? Mi piace lo sguardo che hai negli occhi. Quando sorseggi un po' del nostro caffè, del caffè che faccio io, la tua coscienza sarà risucchiata dalle rapide. Vuoi scoprire qualcosa? O vuoi semplicemente... O semplicemente te ne andrai via?
Non preoccuparti, non, you will not be denied, non avrai, non ti verrà negata l'opportunità, ma devi, ma you must have resolve, ma devi avere le palle. Il tizio con gli occhiali da sole ti fa, è entrato dentro alla caffetteria. Quando vai alla caffetteria puoi bere del caffè, spendere del tempo, ma sarai in grado di ottenere qualcosa che non ti aspetteresti mai, you will never expect dal bere un caffè. Prova ad entrare dentro quando è tempo. Ok, dopo proviamo. Qui si può andare al cinema. The 30 Frame Movie Theater. Un sacco di film vengono trasmessi. Il film che c'è adesso è The Lord of the Rings, ovviamente. Viene fatto vedere dall'1 al 30. È una storia riguarda un uomo che fa un lungo viaggio rischiando la vita, their lives to pay for their wives. È la storia di alcuni uomini che fanno un lungo viaggio rischiando la loro vita per pagare gli anelli, le fedi per le loro mogli, sostanzialmente. Costa 1500 yen. Ok, facciamoci aspettare. Aspettiamo. Questo cos'è? Benvenuto all'ufficio della stazione di Okina. Posso aiutarti in qualcosa? Puoi parlarmi dell'aria? Oh, quindi non sei di Okina. Ok, ti darò qualche consiglio. Prima di tutto c'è il 30 Frames, il cinema, proprio qui in parte. Hanno they get new movies. Hanno nuovi film ogni mese. Over and over, over on the other side of Kina Center's. Dall'altro lato c'è Crocofur, un bellissimo negozio di vestiti. Amo andare a fare shopping lì. E proprio in parte c'è il caffè Chagall. Il caffè che c'è lì è intenso. That's the gist of it. Feel free to. È tutto. Basta, c'è solo questo. Vabbè, ma c'è anche la libreria, giusto? The Kina Center is a good amount of books. Ah, no, basta. Allora dai, andiamo al cinema. E invitiamo Yukiko. Come va? Ah, un film. Questo vuol dire che che sei ad Okina, giusto? Sì, ce la posso fare. Ottimo tempismo, stavo proprio pensando di fare qualcosa. Beh, ci vediamo lì. E allora ci vediamo lì. Scusami, scusa per averti fatto aspettare. Ah, siamo solo noi due? Oh, capisco. Beh, andiamo. Tu e Yukiko siete andati a vedere il film assieme. You were really encouraged by the movie Ernest May. Sei stato veramente molto incoraggiato dal protagonista del film. Ti è piaciuto guardare il film con Yukiko? Qualcosa dentro di Yukiko è cambiato dopo il film. Oh, figo! Quindi livelliamo! Bello, cazzo! Possiamo far livellare i personaggi dei nostri amici. Che film strano. Voleva quel anello a tutti i costi. He was willing to go into debt for it. Si sarebbe anche indebitato per quello. È stato interessante come... È stato interessante che ha intrapreso un viaggio, ma scommetto che he had made more money by se. Ma scommetto che avrebbe fatto più soldi facendo un lavoro. Ad ogni modo è stato carino, facciamolo ancora. Decidi di andare a casa. Welcome back. Bentornato a casa. Ho visto in TV che dovrebbe piovere stasera. Va bene. Allora proveremo a guardare il Midnight Channel. Esatto. Vai. E secondo voi chi apparirà? Piove stasera. Apparirà qualcosa in TV? Ed eccola lì, è proprio Rise.
Una figura è apparsa. Sembrerebbe essere una ragazza. Sta indossando un costume da bagno. Sembra molto simile a Rise Kujikawa, l'idol che hai visto in TV ieri. Per qualche ragione continua a zoomare. Continua a zoomare sul suo petto e sui suoi fianchi. È difficile guardare la faccia. Pronto? Ehi, l'hai visto? Quella era Rise per forza, Rise Kujikawa. Hai ragione. Ma lo sapevo. Oh, immagino che non dovrei essere così eccitato. C'è una chance che, c'è una possibilità che potrebbe essere rapita. Dai, dovremmo andare lì domani. Com'è che si chiamava? Ah, già, il Marukui Tofu. Cosa? Il mio cuore sta pompando a bestia. Ci vediamo domani. Dovresti andare da... andrai da Marukui Tofu domani con Yosuke. Decidi di andare a letto. Ehi, hai sentito? Sembra che Rise Kujikawa è veramente... è qui. Sai il negozio di tofu, Marukyo? La proprietaria di quel posto ha lo stesso cognome, Kujikawa. Seria? Ehi, io praticamente vivo lì in parte. Ho sentito che c'è una grandissima folla da Marukyo. Non mi sorprende. Ma era veramente lei sul Midnight Channel? Non sembrava un po' diversa? Era lei, non ci sono dubbi. Le curve, la postura, anche quelle bellissime gambe. Questo che ha a che fare? Che c'entra? Sono sicuro, giusto? Andiamo. Non mi importa molto delle celebrità, ma non è che avessi meglio da fare. Va, certo, al tag along. Vi seguo. Scusa, ma io e Yukiko abbiamo dei altri piani. Chiamateci se scoprite qualcosa. Beh, allora andiamo. Ma siamo chiari su una cosa. Non siamo degli spettatori. Non siamo dei fan. Stiamo andando lì per investigare, capito? Avete deciso di andare da Marukyo Tofu Shop. Ecco Adachi. Signor detective, è successo qualcosa? Ah, siete voi ragazzi. Questi fan continuano a passare con le loro macchine cercando di parcheggiare nel mezzo della strada. E perché? Non lo sai? Rise Kujikawa è qui. Ehi, l'avete già vista? È qui? Com'è? Stiamo chiedendo perché un detective stia facendo il controllore del traffico. La polizia di... il dipartimento della polizia di Inaba non è così grande e non abbiamo abbastanza personale. Ho ancora del lavoro da fare qui, quindi ci vediamo più tardi. Cosa? Sei riuscito a spaventare un detective della polizia al lavoro? Non volevo spaventarlo, ho solamente detto quello che pensavo. Ma hai ragione. È strano che la polizia venga così a caso. Ehi, credi che la polizia sospetti che Rise possa essere la prossima vittima? Va bene, andate via. Ehi, Adachi. Damn it,
Diavolo. Gli ho detto di non lasciare questo posto. Che cosa fate voi qui, ragazzi? Kanji Tatsumi? Sei suo amico? Come se fossero affari tuoi. Se lo dici tu. Ma lo richiedo ancora. Che cosa state facendo qui? Siamo qui... we came to buy... Siamo qui per... Siamo venuti qui per vedere Rise. Chi non verrebbe a controllare se out if they found out an idol's se hanno scoperto che la famiglia di un idol gestisce un comunissimo negozio di tofu. Io sono un grande fan. Va bene. Ma ricordate, potrebbe essere una celebrità, ma questa è casa sua. Cercate di non dare troppo fastidio. Quel poliziotto è tuo zio, eh? Quindi, cos'era tutta quella storia? Voi ragazzi siete sotto... Siete... Sì, siete... Oddio, come possiamo dirlo? Siete dei sospettati? Ci hanno portato dentro una volta. Non è che possiamo dirgli tutto, giusto? Se dicessimo qualcosa riguardo all'altro mondo, saremmo solamente più sospetti. Ci starebbero col fiato sul collo tutto il tempo. Ma hai ragione. Cavolo, non c'è nessuno dentro se non la vecchia signora. Risette non è qui. Ho sentito che lei è veramente qui, ma forse potrebbe essere solamente una voce, un rumor. Beh, è stato divertente quanto è durato. Un rumor? Aspetta, lei non è qui. Seriamente? Sembra che il mondo stia finendo, eh? Sta zitto. Ad ogni modo, ora che tutte le persone se ne sono andate, potremmo controllare dentro. Comprerò qualcosa. Raccomanda il silken tofu. Dai, qualsiasi. Ah, già. Non riesco a mangiare il tofu. Quindi, prendi un po' di Ganmodoki. Ganmodoki? Ganmodoki. È quella variante con il riso, with a rice cake in it, con il riso dentro. Non c'è nessun riso dentro. Sono tipo dei tofu fritti con verdure e roba roba e... Yosuke received a crash course. Ah, Yosuke ha ricevuto sostanzialmente una lezione sui gammodi. Ok. Ho capito cosa intendi. Penso che potrei mangiarlo. Ma non è vero, è lì dietro il riso. Vediamo. Sure enough, the only one here is your typical old lady. Non mi sembra proprio. Beh, hanno ragione. L'unica persona qui è una vecchia, la tipica signora anziana. Amico, perché non chiedi solo se è nel retro? Scusi. Yes, may I help you? Ma non la vedono, Cristo Dio. Sì, posso aiutarla? Cosa? Beh, allora chi è? What? Cosa? Sei tu, Rise? Yeah, sì, quindi? No way. Aspetta, sei veramente Risette? What do you want? Che cosa volete? Oh, no, scusa, del tofu, per favore. Tofu? Tofu? Which kind? Che tipo? Qual era quel tipo, scusa? Se volete mangiarlo per da solo, allora dovrete prendere. Vi consiglio il silken.
Moments, il momen è migliore per la per cucinato. Dipende da come lo volete usare. Kanji, ordina qualcosa. Perché me lo fai fare a me? Se, volevi prendere del Ganmo un secondo fa? Il tizio qui vuole tre Ganmodoki. Oh, I see. Ah, capisco. I'll go get them. Vado a prenderli. Wow. Non è come sembra in TV. Mi chiedo se sia stanca. Ma cavolo, è veramente lei. Sono così contento che sono di essere venuto. Missione completa. Ehi, aspetta. Non abbiamo ancora quello per cui siamo venuti qui. Hai notato qualcosa di strano ultimamente? Strano? Tipo stalker? Siete dei fan? Non direi noi, ma sì, il tizio qui è tuo fan. Pezzo, perché te lo sei fatto, l'hai detto? Le sue curve, la sua postura, anche le sue bellissime gambe. Hai finito di guardarlo o cosa? Lo stai facendo apposta, non è vero? Non ho detto, non l'ho mai detto. Forse lo sai già, ma è un po' pericoloso in Inaba ultimamente. È per questo che stiamo investigando su varie cose. Ah già? Ah davvero? Scusa, vediamo. Sai che di quel programma TV che appare a mezzanotte? Voglio dire, non è un programma con a cadenza quotidiana. Come mi spiego? Quella cosa che c'era l'altra sera, il Midnight Channel, giusto? Oh, quindi lo conosci? Aspetta, cosa vuol dire che l'hai visto la scorsa notte? Ho sentito che dei rumor da qualche mio amico. Ma quella ragazza la scorsa notte non ero io. Non sono stata mai filmata indossando quel costume. E il petto. Eh? Le mie. Il mio non è così grande. Oh già, capisco cosa intendi ora. Voglio dire, cosa sto dicendo? Scusa. Non scusarti così tanto. Sei divertente. Ehi, ha sorriso. Ma cos'è quello show ad ogni modo? Beh, non siamo troppo sicuri neanche noi. Ma sai, ci sono cose che accadono qui ultimamente. Pensiamo che le persone che appaiono lì sono quelle che poi vengono rapite. Lo so che è molto improvviso, ma non stiamo mentendo. Già, è per questo che abbiamo pensato che dovresti saperlo. Quindi non era un sogno. Ero stanca ieri, ma non riuscivo a dormire. E stava piovendo, quindi ho deciso di provare quel rumor che avevo sentito. Va bene, grazie. Farò attenzione. Ed ecco a te, tre Ganmo. Sono 600 yen. C'è dell'extra tofu per voi, per tutti voi. Un piccolo ringraziamento per avermi avvertita. Wow, veramente? Grazie. Yosuke-senpai, non puoi mangiare il tofu, vero? Vuoi che lo prenda io? No, io mangio sempre quello che la gente mi dà. Rise ti dà un blocco di tofu. Forse dovresti mangiarlo per cena. Più tardi quel giorno. Grazie mille. Your receipts in the bag. La vostra. Your receipts. Ah, il vostro. Lo scontrino è nella busta. Sembra che. Penso di aver capito almeno così. Sembra che la folla sia scemata. Quindi ce ne andremo adesso. Se si fa troppo affollato ancora, chiamaci alla centrale. Ok.
Aspetta un secondo, scusa, ma c'è qualcosa che vorrei chiederti. Sai che ci sono stati vari casi, molteplici casi violenti qui ultimamente, giusto? Hai visto qualcuno di sospetto ultimamente? Non proprio, è come sempre. Come sempre, beh, sei un idol, quindi immagino che tu abbia a che fare con gente simile, fans, paparazzi e stalker molto spesso. Cosa ti ha fatto prendere una pausa dallo show? Importa veramente? Dovevo solo riposarmi. E ti sei iscritta a scuola? Stavo pianificando di andare alla Yasogami High, è la più vicina. Non vorrei allarmarti, ma hai qualcosa in comune alle altre vittime. Ecco perché, potrei essere rapita, giusto? Me l'hanno già detta, non preoccuparti, starò attenta. Qualcuno te l'ha già detto? Erano tre ragazzi, avevano delle uniformi, quindi immagino che fossero degli studenti. Qualcuno di loro sembrava, come posso dirtelo, sembrava come se fosse un tizio di una gang? Aspetta, pensi che stia parlando di tuo nipote e i suoi amici? Qualcosa puzza qui. Le recenti disparizioni tra loro e i due omicidi. Ci sono troppe domande e nessuna risposta. A dire la verità, ho seguito la mia intuizione da detective e sono venuto qui per avvertirla. Come possono dei ragazzini delle scuole che sanno meno who know less than we do, che sanno meno di noi, beat us on the punch, cioè batterci sul tempo? Volevano solo avere una scusa per parlare con una celebrità? O... Sir? Signore? Yasogami High. Yasogami High. La seconda vittima, Saki Konishi. E gli altri due studenti che sono scomparsi per un po'. Immagino che le investigazioni... Immagino che le investigazioni che riguardo alle che erano coinvolte nella scuola con la scuola non hanno portato a niente di buono, Non avremo dei problemi se questo continuerà. La polizia will be coming soon. La polizia della prefettura verrà presto. Sono l'ultimo dei nostri problemi. Manteniamo la testa salda. Di nuovo, ambulanza all'1:30 di sera. Niente, a quanto pare è un must. Ormai è proprio... è entrato nel nostro abitué avere l'ambulanza alle due. Abbiamo un sacco di tofu. Già. È buono. Siete andati da Rise Kujikawa oggi? Di che avete parlato? Riguardo i casi. Vi ho detto di tenere di starne fuori da questo. Senti, questo è un lavoro per la polizia. Dimenticalo, non avrei dovuto parlarne. Voi ragazzi avete visto Rise-chan? Già. State litigando ancora? Ovvio che no. Dai, sbrigati e finisci la tua cena.
L'atmosfera molto tesa continua per tutta la serata. Sta piovendo stasera. Apparirà qualcosa in TV? Apparsa una figura. È la stessa figura della stessa ragazza dell'altra volta e sta indossando lo stesso costume. Il suo petto e i suoi fianchi sono enfatizzati. Questa ragazza è Rise Kujikawa. L'immagine adesso è molto più chiara della scorsa notte. Dovrei chiamare Yosuke? Chiamalo. Ehi, avevamo ragione riguardo a Rise. Quella sul The One on Tonight seems to... Ah, questa di questa sera sembrava molto più spaventosa che la vera Rise, ma poi ma si poteva vedere chiaramente la sua faccia, non c'è nessun dubbio. Incontriamoci il prima possibile domani. Hai agganciato. Decidi di andare a letto. Vuoi salvare? Yes. Quindi riguardo al Midnight Channel di ieri notte, deve essere per forza Rise Kuchikawa. Si è anche vista la faccia stavolta. Quindi ora sappiamo una cosa in più. Quelli che vengono presi di mira dal colpevole sono mostrati in TV. Esatto. Quindi ora possiamo affermare che la nostra idea di che tutte le vittime fossero connesse al so we can rule out the... quindi adesso possiamo escludere l'idea che tutte le vittime fossero connesse all'incidente della signorina Yamano. Per quanto riguarda Rise, ho dato un'occhiata stamattina e era ancora al negozio. Quindi mi chiedo, quel programma TV non ha... Quindi immagino che quel programma TV non faccia vedere le persone... The thing doesn't appear on the Midnight Channel. Non appare in TV. Quel programma TV non appare in TV finché il Midnight Channel. No, sul Midnight Channel. Finché la persona non entra nella TV. Teddy ha detto già prima che potrebbe esserci un. Might be the victim's own creation. Che potrebbe essere una creazione della vittima all'entrata del mondo. Mentre entra in quel mondo. Non l'ho capito molto all'inizio, ma credo che sia vero. Quello che appare in TV è l'altro se stesso. Forse i veri sentimenti della vittima sono mostrati inconsciamente. Ma li abbiamo visti sul Midnight Channel prima che sparissero. Sai, quando era ancora molto... era tutto sfocato e non si poteva dire chi fosse. Come fai a spiegartelo? Già, è sempre apparso prima che la persona sparisse, come un avvertimento. Sì, vabbè, è la stessa cosa. O come una nota lasciata per... o come una nota lasciata. Ma chi è che lo sta annunciando? E per quale motivo? Non lo so, chiedilo al killer. C'è un sacco di roba che non riesco a capire. È possibile che abbiamo visto le stesse immagini queste immagini per la stessa ragione? Che intendi?
Se il Midnight Channel mostra i veri sentimenti della vittima, forse fa la stessa cosa con il colpevole. Forse quello che vediamo è sono i veri intenti del colpevole. È una possibilità. Il killer può lanciare le persone nella TV, dopo tutto, il che vuol dire che lui ha lo stesso potere che abbiamo noi. Quindi anche quando il killer pensa attaccherò qualcuno ora, ecco che lo vediamo in TV. Non lo so per certo. Se vogliamo andare avanti con questa cosa, possiamo di certo dire che possiamo dire con sicurezza che è la base di tutto quel mondo. Come se fosse un misto tra delle menti della vittima e del killer. O forse delle menti di tutti. Lo credo anch'io. Ed infatti alla fine è così, perché il metaverso, scusate, non è altro che appunto la creazione di tutti le menti appunto più distorte, eccetera eccetera. Stessa cosa per il Mementos e via dicendo. Come al solito non ha senso. Hey Kanji, sei ancora con noi? Non hai detto ancora una parola. Non stavi dormendo, vero? Ovvio che no, io ero perso nei miei pensieri. Vorrei che sapessi più cose su quel mondo. Le spiegazioni di Teddy hanno così tante forze in esse che non riesco a capire. I don't understand the first thing about. Che non riesco a capire niente di loro. Perché il colpevole. E perché in primo luogo il colpevole lancia le persone nella TV? They must know by now that people die when they're in their last. They must know by now that people die. Devono sapere per forza che a quest'ora devono sapere per cioè they must know by now that people are, they're not happening. Ormai devono sapere per forza che sanno esattamente, cioè ok, diciamola giusta, ormai sanno sostanzialmente che le persone muoiono se vengono lasciate lì per troppo tempo. Non c'è dubbio che è attentato omicidio. Quindi la TV è un buon modo per farlo, perché la polizia non può avere nessuna prova del crimine. Omicidio, eh? Quindi il killer ha una grudge, come possiamo dirla, grudge? Oddio, come possiamo dirlo, grudge? Ha una fissa contro certe persone? So che ci sono un sacco di pezzi di merda che hanno il mio numero. E tu che dici, Yukiko Senpai? Qualcuno ti odia così tanto che ti da volerti ammazzare? No. Yukiko, c'è sempre la minima possibilità e tu non te ne rendi conto? Ma se cerchiamo di pensare ad una comune. Non so veramente come tradurre grudge, perché non è astio, gruccio, possiamo forse tradurlo così, comunque sì, un astio, un qualcosa. Of a common grudge someone would have against all the victims. Ma se pensiamo ad un odio comune che qualcuno potrebbe avere contro tutte le vittime, non riesco a pensare a niente. La buona cosa è che abbiamo un altro punto verso il killer.
We can leave the motive aside for now. E possiamo lasciare da parte il movente per ora. Una volta che lo prenderemo, lo faremo parlare. L'unica cosa che possiamo essere sicuri adesso è che Risa è in pericolo. Aspetta. Quindi possiamo fare un altro appostamento? Cazzo, sì! Questa volta lo prenderemo sul fatto. Dobbiamo assolutamente prendere ciambelle e latte. L'hai detto, non c'è pasto migliore per un uomo su in un appostamento. Oh, e metti dentro anche diapers. Disposable diapers. Che cazzo sono le diapers? Salviette, forse? Se non sbaglio. Vediamo. Dai, pannolini. Ma perché anche i pannolini, scusami? Per cosa? Non li vendono nemmeno qui. Li abbiamo da Juness. Troppe informazioni, no? Avete finito? Sbrighiamoci e andiamo. Stupido, Adachi. Che cosa ti fa venire qui? Cosa ti porta qui? Stavo esercitando le gambe. Cosa ho meritato? Cosa ho fatto per meritarmi il lavoro da babysitter? Voglio dire, non è niente di così grande, non è mica Dojima mi ha ordinato di venire qui. Quindi, che cosa fate voi? Comprate snack? Stavamo proprio per andare al negozio di tofu per vedere Risa-chan. Oh, capisco. Ehi, stavo andando anch'io lì. Oh, perché non andiamo assieme? Dai, è un detective che sta lavorando, non ci sarà nessun cattivo in giro. Ci stanno facendo le poste, perché Dojima non si fida. Rise è nello shop, nel negozio. Non fermarti, il colpevole potrebbe insospettirsi. Ma abbiamo camminato qui un migliaio di volte. Vieni fuori, bastardo. Sono pronto per te. Oh, guarda! Chi è? Ma lui? Ehi, sta scappando! Torna qui! Smettila di correre, dannazione! Non mi dire quello buttano. No, non avvicinatevi! Sta zitto! Che cazzo di... Quale idiota starebbe a ascoltare... Lo faccio, lo sai? Cosa farai se mi investono, eh? Cosa? No! Se il sospetto si ferisce, la polizia sarà responsabile. Saranno molto arrabbiati e... Lo faccio, giuro. Quindi andatevene via e smettetela di inseguirmi. Ehi, cosa dovremmo fare? Take a limb from the front, take a limb from behind. Take a limb from behind.
Come dovremmo andargli dietro? Dai, buttiamolo per terra. E va bene. Al mio via. Via! Ehi, guarda di là, un alieno! È un coglione quello lì. Come vi siete permessi a colpire un cittadino come me? Stai zitta, assassino. Portiamo il tuo culo merdoso dentro. Merdoso magari no. Aspetta, che intendi, assassino? Smettila di fare il cretino. Aspetta un secondo. È solo che mi piace Risette, quindi volevo sbirciare nella sua stanza. Se, vedi, guarda. Tutto quello che ho è solamente un paio di fotocamere. Già, tu sei il colpevole, ok? No two ways, non c'è dubbio. E va bene, ci penso io qui. Sentiremo la tua storia in centrale. Ho aspettato un sacco per usare questa frase. Per favore, lasciatemi andare. Non ho fatto niente di male. In realtà sì, però ok. So per certo che non è un crimine in questo paese fare delle foto di nascosto. Ehi, non hai capito che cosa sta succedendo qui? Sei sotto... sei in arresto per omicidio. Vieni con me. Ne parliamo più tardi. Wow. È andata meglio di quanto pensassi. Che figata. Devo ringraziarvi per il vostro aiuto. Ben fatto. Oh, certo. Ma dovreste veramente smetterla di... essere di farvi coinvolgere in questa roba. È pericoloso e so che Dojima è molto preoccupato. Andiamo, su. Ed è veramente finita? Ma il resto sta alla polizia. Sembra che il killer fosse un pervertito, proprio come abbiamo pensato. Aspetta, questo vuol dire che il caso è chiuso? Seriamente? Figata! Non penso proprio. No. Ehi, dovremmo dire dare la buona notizia a Risa. Oh, salve. Vorreste del tofu? Salve. Oh, siete venute per vedere Rise? Sembra che sia uscita, purtroppo. Ma era proprio qui. Lo fa alcune volte. Se ne va via senza dire una parola. Dovete perdonarla. È un po' preoccupata ultimamente, in vari modi. È uscita senza dire niente? Dai, ti preoccupi troppo. Deve essere solo... Si sarà andata a fare due passi. Voglio dire, abbiamo preso il tizio. Di che stai parlando? Ne discuteremo più tardi. Se volete scusarmi, devo portare questo ragazzo all'interrogatorio. Cavolo, non riesco a vedere... Non vedo l'ora di vedere la faccia di Dojima. Sì, sì. Balla a vedere la faccia di Dojima. È uscita senza dire niente? Potrebbe essere... Non dovremmo andarla a cercare? Non sarà andata troppo lontano? Già, concordo. Non riesco a trovarla da nessuna parte. E voi, ragazzi? Nessuno dei vicini l'ha vista. Forse semplicemente non stiamo guardando nel posto giusto, ma dove potrebbe essere andata? Cavolo, non va bene. Spero che mi stia sbagliando. Beh,
Abbiamo fatto tutto quello che potevamo. Non possiamo fare altro. Il meteorologo ha detto che pioverà stasera, quindi let's keep our finger crossed. Quindi incrociamo le dita e colleghiamoci al canale. Dovresti accertarti di guardare il Midnight Channel stasera. Bentornato. Ma ragazzi, io il Midnight Channel lo guarderò prossima volta. Quindi che dire ragazzi, è stata una settimana intensa, devo ammettere che una settimana di streaming continuo. Tranne purtroppo giovedì, che c'è stato quel problema senza preavviso, è stato veramente dura, anche stancante, possiamo dirla anche così, anche stancante un po', ma sono un sacco felice perché siamo andati molto avanti. Adesso siamo circa 25 ore di gioco, quindi proprio un giorno di gioco completo l'abbiamo fatto. E stiamo andando molto bene. Il gioco mi sta piacendo un sacco e spero che stia piacendo anche a voi. E sono felice comunque di come sia andata questa settimana di full immersion su Persona 4 Golden. Detto questo, grazie veramente, sono felice che appunto sono riuscito, grazie a Dio, ad essere un po' più libero dai vari impegni appunto, e a poter fare questa settimana su Persona 4 Golden, e ringrazio ancora tutti e vi rimando sostanzialmente a mercoledì, che sarà il giorno fisso in cui continueremo Persona 4 Golden. Quindi continueremo la nostra avventura ogni mercoledì. Detto questo, io vi saluterei. Non so se c'è ancora Alessandro. Credo di no, però. Credo di no. Forse, non saprei. Ci sei. Allora, vuoi fare la prossima volta? Dimmi tu. Dai, allora se al massimo prossima volta, dai, domani allora, dai. Prossima volta ci racconterà la storia della Lamborghini verde. Una storia che sono molto curioso di sapere. Quindi ragazzi, veramente, grazie ancora di tutto. Spero di vedervi ancora mercoledì prossimo e di continuare con voi Persona 4 Golden. Grazie di tutto e alla prossima. The true artist, so let's get it, see what we can uncover.